Russo Gennaro. Marciano Pietro Paolo. Presente. Cammarota Giuseppe. La Porta Massimo. Presente. Verrone Gianluigi. Presente. Di Nardo Eleodoro. Assente giustificato per motivi personali. Bufano Bruno. Presente. Tramondino Luigi. È in arrivo, sta parcheggiato. Comite Nicola. Presente. Botticchio Giuseppina. Presente. Coppola Salvatore. Presente. Abate Agostino. Presente. Pesca Mario. Presente. Adamo Coppola. Presente. Presente Assessori Mutari Passi e Benevento. La seduta è valida. Primo punto all'ordine del giorno, interrogazione e interpellanza del consigliere Agostino Abate al sindaco sulla spiaggia Lido Azzurro. Tramondino, lo mettiamo presente. Entra Tramondino. Prego, consigliere Abate. Grazie. Allora, io ho presentato al sindaco del comune di Agropoli questa interrogazione. Gentilissimo signor sindaco, nel prendere atto e conoscenza dello stato attuale, questo era il 20 di luglio, della spiaggia in oggetto, cioè Lido Azzurro, ovvero di tutta la fascia che corre dalla foce del fiume Testena al Lido Furaro, compreso anche la spiaggia della Licina, le chiedo di documentarmi in modo certo e definitivo sull'effettiva entità, consistenza e posizionamento di tutti gli spazi concessi in gestione a privati e di tutti gli spazi usufruibili liberamente, cioè senza il pagamento di alcun onere. Ovviamente è richiesta la consegna in fase di seduta consiliare di un elaborato grafico su cui fare riferimento per i dati che lei mi indicherà nel corso della sua risposta alla mia interrogazione. In altri termini, la mia specifica interrogazione con richiesta di risposta orale da dare nella prossima seduta consiliare è la seguente. Riferisca il sindaco con la scorta di una cartografia ufficiale sull'effettiva consistenza dello stato attuale dell'intera spiaggia Lido Azzurro, compresa la Licina, suddivisa fra spiaggia libera effettivamente fruibile, spiaggia libera non fruibile perché invasa da alghe e spiaggia concessa in gestione a privati o ad altri. Indipendentemente dall'interrogazione, ritengo che una tale constatazione di fatto costituisca elemento essenziale di informazione per la nostra città. Grazie. Grazie a lei. Prego, signor sindaco. Allora, io ho fatto qualche copia. Ingegnere Marciano, puoi passare? Ingegnere Abate. Presidente. Ho fatto, come avete visto, qualche copia per, diciamo, strutturando, come dire, una parametria dall'altro, in cui si può vedere quindi la ripartizione, insomma, delle aree. Segnalato con il verde ci sta l'area dell'accumulo di Posidonia, sostanzialmente nell'area, diciamo, più vicino al fiume. Poi rosso invece le aree in concessione, in blu le aree di spiaggia libera e in giallo le aree di spiaggia libera che dove è presente la Posidonia, ma è balneabile, nel senso che può capitare la presenza di Posidonia e l'ufficio più volte ha predisposto degli interventi per liberare queste aree, diciamo, dalla Posidonia stessa. Quindi, come si può vedere, abbiamo raggiunto, mi auguro, l'obiettivo dell'ingegnere di avere, del consigliere Abate, di avere una visione complessiva dell'area della Licina, dell'Ida Azzurro e della Licina. È chiaro che è evidente da una visione, insomma, così approfondita, una certa riduzione della spiaggia. In effetti, subito dopo che è stata evidente, subito dopo la pulizia della stessa dall'accumulo di Posidonia, cioè quando abbiamo tolto la Posidonia ci siamo resi conto che sotto c'era stata una forte opera di erosione, tant'è che abbiamo dato indicazione all'ufficio di programmare il rifascimento della stessa sul tipo che abbiamo già sperimentato presso la spiaggia del Lungomare e la spiaggia, diciamo, di Trentova. Quindi abbiamo già avviato la programmazione del rifascimento proprio in quell'area, proprio perché abbiamo notato che c'è stata una forte riduzione sostanzialmente della spiaggia stessa. Quindi questo credo che sia sufficiente, diciamo, a dare
risposta all'interrogazione, poi l'ingegnere Abbate ci dirà se abbiamo di altri dati oppure no. Allora, da questa planimetria rilevo che lei mi ha fatto indicare, dalla persona che ha graficizzato, spiaggia libera con presenza di posidonia oceanica, perfino la battigia, cioè quello che per diritto è battigia, lei l'ha indicato come spiaggia libera. Era e rimane un'ovvietà, cioè nel senso che la battigia è sicuramente una spiaggia libera. Allora, questo è importante per me perché la conserverò per poi fare altri interventi, semmai non in questa sede, ma anche a partire da domani. Però, Sindaco, io le posso raccontare questa storia con un po' di sentimento e senza tecnica. Cioè, quando io giorno 20 luglio sono sceso praticamente a Lido Azzurro per andare a fare un controllo, perché io a Lido Azzurro ci sono nato e ci sono cresciuto, arrivato sulla stradina che conduce dal parcheggio e poi incomincia a portare praticamente per tornare indietro, mi sono fermato al centro, più o meno in corrispondenza praticamente del Cirillo, spiaggia concessa a Cirillo, e ho avuto uno sbandamento totale, cioè io non sono riuscito a capire se avessi avuto una famiglia di 5 persone, con moglie, marito, 3 figlie, dove potevo scendere, non sto dicendo che era poca, perché che era poca è ovvio, ma non ho capito dove poter scendere per poter dire sto scendendo su una spiaggia libera. Questa confusione chiaramente si è appalesa ancora di più nella posizione in cui io mi sono fermato. Chiaramente quando lei mi va a indicare spiaggia libera davanti a tutto il Lido Oasi, mi sembra di capire da questa graficizzazione, o mi sbaglio, Sindaco? Sì. E io da quella posizione non riesco a comprendere mai che effettivamente quella potrebbe essere una spiaggia libera, perché adesso io le vorrei dare ragione, cioè nel senso che poi in fondo al Lido Azzurro, se stessimo in queste condizioni di fatto, così come sono condizioni grafiche, non è che staremmo nemmeno tanto male. Però onestamente io non lo riesco a capire. Cioè voi non avete avuto la capacità, Sindaco, siete stati, secondo me, a mio modo di vedere, coscientemente incapaci di far capire all'utente, al cittadino, non di Agropoli, ma qualsiasi cittadino, che non vuole assolutamente praticamente mettere mano al portafoglio per andare al mare. E con questo non vorrei che si scatenasse la guerra fra cittadini liberi e concessionari, per l'amor di Dio, tanto di rispetto per i concessionari, ma al cittadino dobbiamo dare certezza, cioè tu scendi, fai quel percorso, arrivi alla spiaggia libera, ti fai il tuo bagno, metti l'ombrellone, dopodiché semmai troverai pure un minimo di assistenza, non so, a fontanella, o se è il caso anche un servizio igienico adeguato, e dopodiché te ne torni a casa. Questo non è chiaro, Sindaco. Innanzitutto la faccio una domanda, volutamente, conviene o non conviene con me, su quando riguarda Lido Azzurro, non sto parlando adesso del resto, perché se non conviene con me io andrò avanti in un modo, se conviene con me andrò avanti in un altro modo, conviene o non conviene, le faccio la domanda veramente di cuore, non gliela faccio a livello provocatorio. Convengo assolutamente, però poi vorrei spiegare il motivo. Sì, certo, ma Sindaco, noi stiamo qua per chiarirci, non stiamo qua per offendere nessuno, né per creare tensione fra cittadini liberi e gestori, perché meritano rispetto sia l'una parte che l'altra parte, sono stato chiaro, però onestamente insomma c'è un caos, cioè io non riesco a ritrovare praticamente la visione di una spiaggia che sia nitida, quella è libera, quella è concessa, quella è libera, quella è benissimo, d'accordo, il comune si è andato da fare, nonostante praticamente diciamo le forti invasioni di alghe si è dato da fare, ha dato una risposta ai cittadini, accontentiamoci di questa risposta. Questa io non la riesco a leggere in quel posto, a Lido Azzurro, ha capito Sindaco? Mi dia la risposta perché poi semmai al limite... Allora, nessuno mi potrà dire che non sono una persona che diciamo... ammette onestà intellettuale le cose. È chiaro che la questione del Lido Azzurro e di tutta l'area del Lido Azzurro, del bacino del Lido Azzurro, è una questione che deve essere certamente affrontata. È del tutto evidente che è un'opera pubblica fatta con un'intenzione che ha portato più effetti negativi che effetti positivi, e quindi in questa grande confusione è chiaro che forse l'anno scorso non c'era stato questo fenomeno così forte, l'erosione, perché ricordo una spiaggia diversa e probabilmente l'anno scorso non c'era, ma probabilmente anche forse la pulizia che sta fatta con i mezzi pesanti
ha portato anche quello a una riduzione e uno spostamento della sabbia da una parte all'altra. Quindi è chiaro che non solo è una situazione, diciamo, drammatica, è un nervo scoperto, diciamo, di questa amministrazione, perché, diciamo, è un'opera che è cominciata e realizzata nell'amministrazione precedente, oggi ne abbiamo le conseguenze negative, e quindi è il nostro compito anche morale, credo, dover intervenire in maniera decisa per dare una soluzione, perché tu puoi fare anche 10 cose buone, però quella che sbagli poi ti viene sempre rinfacciata, ti viene sempre indicata su quello. Quindi magari delle tante opere che abbiamo fatto con l'amministrazione precedente, che hanno, credo, portato lustro e hanno fatto fare passi da gigante alla città di Agropoli, questa non è andata bene, e quindi abbiamo, penso, questa amministrazione nello scorcio di legislatura che ci rimarrà ha il compito, oltre che il dovere proprio anche morale, di trovare una soluzione concreta per ridare dignità a quel luogo. Quindi non troverà mai da me una ricerca di scuse rispetto a una situazione che pure uno potrebbe accampare. Potrei dire la Posidonia è arrivata e c'è stata sempre, potrei dire, come dire, che quel lavoro è vero che è stato finanziato da noi, ma progettato e poi autorizzato anche da altri enti. Potrei dire tutto questo, ma non lo voglio dire. E come succede poi in questi casi, uno se ne deve assumere la responsabilità, se ha la forza e la capacità di rimediare verrà giudicato per quello che ha fatto, se non ha la forza, anche se non ha responsabilità o colpe, verrà giudicato come colui che non è riuscito a risolvere il problema. Quindi è chiaro che in questo ultimo scorcio di legislatura il nostro compito sarà quello di innanzitutto risolvere il problema dell'enorme montagna di Posidonia spiaggiata, e come abbiamo detto e abbiamo anche detto in passato, ci sono le condizioni probabilmente ora diverse rispetto al passato, perché sembra quasi che noi fino ad oggi abbiamo assistito con le mani legate all'arrivo di questa quantità enorme di Posidonia, a prescindere dall'errore progettuale che ha consentito l'arrivo stesso. Abbiamo assistito con le mani legate, non potendo affrontare il problema. Oggi un'apertura normativa rispetto alla possibile soluzione ci sta, anche se non è ancora applicabile, quello che è scritto nella legge ancora non è applicabile. Abbiamo avuto un finanziamento regionale che credo da qui a poco sarà confermato e arriverà nel bilancio del nostro comune, quindi avremo l'occasione, ripeto, in questo fine di legislatura di risolvere il problema. Se riusciremo a farlo, avremo, come dire, in qualche modo riparato un errore che in qualche modo ci viene imputato. Se non riusciremo a farlo, sarà, diciamo, ne pagheremo il dazio e le conseguenze. Quindi non ci sono altre cose da dire, nel senso che è chiaro che poi rispetto a questa situazione che si è determinata per effetto del lavoro pubblico stesso, ci sono le conseguenze negative su tutti quelli che oggi vivono in Lido Azzurro. Quindi è chiaro che c'è una situazione difficile per chi, come lei correttamente, non ritrova più il luogo che ricordava, per i cittadini che hanno degli interessi economici là, come la possibilità del fitto, che oggi naturalmente è in difficoltà perché è chiaro che il contesto non aiuta al fitto stesso, in difficoltà le attività commerciali che si trovano lì per effetto della riduzione della spiaggia implementata dalla situazione della Posidonia. Quindi una situazione molto difficile, drammatica, che quest'anno io credo sia il tutt'ora peggiorato, perché l'anno scorso mi pare la situazione era un poco meglio. Quindi non posso dire altro che oggi a questo consiglio e a lei che interroga, che il problema ci sta e che noi ci rimboccheremo le maniche tentando, diciamo, in questo scorso legislativo di risolvere il problema e dare nuovamente dignità a questi luoghi, perché lo meritano. Quindi non posso far altro, insomma, come dire, che accettare le critiche e quantomeno, diciamo, chiedervi la possibilità in questo fine di legislatura di tentare di mettere in campo le soluzioni che abbiamo immaginato. Prego, Presidente, posso? Prego. Allora, Sindaco, io prendo atto di quello che ha detto, ammirandola peraltro, perché effettivamente è stato chiaro, preciso. Però la invito, perché la seguirò fino a quando avrò vita, ma sicuramente se mi resta fino alla fine di questa legislatura la seguirò fino in fondo, perché Lido Azzurro deve tornare, ancora prima di andare alle prossime elezioni, deve tornare praticamente in condizioni di quasi normalità, se non è possibile farlo tornare in condizioni di normalità. Poi la normalità totale deve comunque venire, ma dovrà essere progettata, discussa e approvata in questa consiliatura. Ma le dico una cosa, faccia di più per cortesia, glielo chiedo a nome di tutti i cittadini di Agropoli,
vada un attimo lei al Lido Azzurro adesso a far capire praticamente come si devono muovere determinate situazioni per far sì che un cittadino, quando arriva dal centro di Acropoli, arriva al Lido Azzurro e si rende conto: ah, lei la spiaggia libera, posso andarmi a fare il bagnato. Me lo faccia questo piacere, lo fa ai cittadini di Acropoli, non lo fa a me, perché è un caos ancora oggi. Sulla carta è molto più chiaro di quello che avviene nella realtà. Io vorrei che lei mettesse praticamente la sua capacità politica a servizio della città di Acropoli in questo momento, per questo mese di agosto che sta per arrivare. Dopodiché discuteremo politicamente, tecnicamente, come vogliamo, ma lo faccia, per cortesia, glielo chiedo cortesia, la ringrazio per la risposta, ma lo faccia. Grazie. Grazie consigliere. Secondo punto all'ordine del giorno, interrogazione del consigliere Agostino Abbate al sindaco sull'organizzazione comunale in ordine al trasporto pubblico autobus. Prego consigliere. Allora sindaco, se io dovessi dire che sono stato capace di fare personalmente questa interrogazione, le confesso in modo molto vero, reale, non sono stato capace io, è venuto un cittadino da me e mi è venuto a spiegare con le lacrime agli occhi che lui, non essendo dotato praticamente di smartphone, non essendo dotato di attrezzature tecnologiche moderne, è dovendo prendere i pullman, gli autobus, per andare o a Castellabate oppure per andare a Salerno, oppure per andare non in queste due località ma in un'altra, che io ignoro perché purtroppo non prendo pullman da oltre 50 anni, e forse è un male perché avrei dovuto comunque prendere. Cioè, in parole povere, l'interrogazione è finalizzata a farle capire questo. Sindaco, abbiamo una stazione di autobus, ma è mai possibile, non lo so se è possibile, glielo chiedo, è mai possibile che tutti quanti coloro che devono prendere informazioni certe per qualsiasi linea, per qualsiasi parte, praticamente devono arrivare o partire i pullman, non possono far capo alla stazione autobus tutti? C'è questa possibilità, sindaco? Così mettiamo ordine e chiarezza anche in questo campo dei trasporti pubblici, per cui i cittadini si sentono nelle mani di Dio quando uno deve prendere un pullman, domanda, dice no, non passa di lì ma passa dall'altro lato, ed è vero però sindaco, questo l'ho accertato, passa dall'altro lato, semmai dall'altro lato, non vedendo che non ha fatto segno, non si ferma, e quello ha perso pure la corsa, e chi lo povero Cristo praticamente, che tiene pure una certa difficoltà a poter aspettare un'altra corsa, deve subire questa frotta. Quindi le chiedo cortesemente, pure in questo caso, molto cortesemente, cerchiamo di regolarizzare questo trasporto facendo sì che il cittadino, l'illustre cittadino capace di districarsi con gli smartphone e l'illustre sconosciuto non capace di districarsi con gli smartphone o con qualsiasi altra funzione possa assumere informazioni direttamente presso la stazione bus per capire dove andare e come fare. Grazie. Grazie, consigliere. Prego, sì. Anche qui ha centrato un problema che sembra di poco conto, invece è per alcune persone, come correttamente le indicavo, invece molto grave. È chiaro, mi consenta soltanto di osservare che nella app che abbiamo programmato, e lei lo saprà perché l'ha accennato, che il problema non è per chi sa usare il telefonino ma per chi non lo sa usare, molto semplicemente basta con un click, noi abbiamo la possibilità di andare a verificare immediatamente, ecco qui, trasporti, ecco qua, servizio urbano, e immediatamente in due secondi è possibile vederlo, ma è chiaro che questo non può essere per tutti, quindi è giusto che si faccia maggiore chiarezza. Però al fine di organizzare proprio il servizio, o comunque più in generale di renderlo più chiaro, più fruibile e con, in una logica di maggiore determinazione, abbiamo avviato un ragionamento in collaborazione con la provincia, con l'ente che gestisce il servizio urbano e l'ente che gestisce il servizio extraurbano, proprio per reimmaginare e riorganizzare i chilometri che sono di competenza del Comune di Acropoli, e allo stesso tempo abbiamo cercato di implementare le fermate. Tra qualche giorno, non so, non ce l'abbiamo fatta per questo weekend, non so se per il prossimo riusciremo a mettere le paline, cominciare a fare i segnali a terra, cioè stiamo cercando di ridare anche al servizio autobus a 360 gradi una maggiore dignità. Il consigliere Verrone, che ho chiesto la cortesia di seguirla con attenzione, gli dedicheremo giusto 5 minuti, non ruberemo molto tempo, in cui vi spiegherà quali sono i rapporti che abbiamo avuto e intercorso con questi interlocutori che ho citato, spiegando anche quali sono le logiche nuove e diverse che abbiamo chiesto. Dico una banalità:
l'ospedale di Acropoli non è ben collegato con la stazione ferroviaria. È assurdo, diciamo, che questo non ci sia. La stessa piazza non è ben collegata con l'ospedale di Acropoli. Oppure capita che il servizio, diciamo, urbano non copre tutte le periferie per arrivare verso il centro, che sia funzionale al servizio urbano e per gli studenti. Quindi abbiamo avviato un ragionamento, manco a farlo apposta, lei ci ha accolto sul fatto, nel senso che avremmo voluto, come dire, annunciarlo una volta che l'avevo completato, però è evidente che anche lei, come noi, è sensibile, diciamo, alle richieste dei cittadini e ha interpretato un sentimento che effettivamente ci sta in città, quindi correttamente ha chiesto l'interrogazione, però la vogliamo rassicurare, anzi, diciamo, è anche l'occasione, come cerchiamo di fare con le interrogazioni, di implementare magari delle idee rispetto a ciò che vi dirà il consigliere Verrone, e poi una volta che sarà intervenuto lui, se me lo consentite, che possa, diciamo, chiarire meglio questo concetto, poi eventualmente completerà o voi possiate eventualmente integrare alcune logiche, alcuni ragionamenti. Completo soltanto un fatto rispetto alla stazione autobus, questo aspetto, in effetti cosa succede? Ci sono alcune fermate che uno o due fermate o uno o due passaggi di autobus che sono proprio all'esterno della stazione autobus, quindi si fermano vicino e non entrano dentro, e altre fermate insomma che si fermano all'altezza della stazione autobus ma non si fermano materialmente dentro. Noi però possiamo forzare anche questo la mano e dire anche se passate lì, vogliamo che entrate con la stazione autobus, vi fermate e dire ripartite, perché diventi anche nell'immagine collettivo realmente un punto di riferimento, in modo uno possa raccogliere anche lì delle informazioni e avere certezza che ogni pullman si ferma anche lì, che non è sufficiente, insomma, anche per un fatto, come dire, di identità del luogo, che il fatto che passi in autobus, si ferma anche in fianco e poi riprende a camminare e non entra nella stazione autobus non è completamente corretto. Questo l'abbiamo intuito anche noi, e ora passo la parola al consigliere Verrone e poi, diciamo, vediamo le eventuali altri interventi. Buonasera a tutti. Allora, in questa logica abbiamo cercato di ragionare con la società dei trasporti e abbiamo chiarito un po' l'aspetto che a noi ci preme di più, che sono divise in due realtà diverse, cioè quella estiva e quella invernale, dove quella invernale per logica nostra deve partire dalle periferie ed arrivare verso il centro. Perciò, diciamo, la rete deve essere un po' rivista diversamente, cioè non dal centro verso le periferie, ma dalle periferie verso il centro, in modo da far sì che gli utenti possano prendere l'autobus ed arrivare in centro per le scuole, per il lavoro, eccetera, eccetera. Mentre per quanto riguarda la sezione estiva, deve essere al contrario, deve essere portata dalle periferie sempre, portata verso i luoghi di villeggiatori, verso il mare, diciamo, o verso Trento o verso il lungomare. Si sta lavorando, infatti abbiamo pure un piccolo carteggio, abbiamo iniziato a mettere una serie di fermate, però ancora ci stiamo lavorando, perché non è semplice, visto che abbiamo delle periferie con strade molto strette, perciò noi vogliamo raggiungere dei punti ben precisi e stiamo lavorando con loro per cercare di ottenere il massimo da questa soluzione, anche perché abbiamo pochi chilometri a detta loro, perché poi non è che abbiamo solo 60.000 chilometri e sembrerebbero pochi per questo servizio, però la società si è messa a disposizione. Nel frattempo noi stiamo organizzando tutte le fermate con le pensiline e con le paline, come diceva lei, non solo dallo smartphone ma con gli orari affissi, per far sì che anche le persone anziane o chi non è avvezzo al cellulare possa avere un riferimento ben preciso con gli orari. Questo è tutto. Grazie consigliere. Grazie. Prego consigliere Abbado. No, onestamente sono soddisfatto, soltanto però che ho una preoccupazione, l'unica che ho sempre avuto da qualche anno a questa parte, cioè mi confortate nella risposta ma poi nella pratica questo non si attua. Vigilerò molto attentamente che questo parta addirittura praticamente, diciamo, da settembre almeno, sicuramente, perché penso che vi dovete dare da fare al 100%. Aspetto fiducioso, così come sto aspettando per il Lido Azzurro. Grazie consigliere. Terzo punto all'ordine del giorno, interrogazione del consigliere Agostino Abate al sindaco sulle motivazioni della mancata approvazione
del rendiconto esercizio 2020 e del bilancio di previsione 2021-2023. Prego, consigliere Abbate. La domanda rivolta al sindaco è molto semplice: mi faccia conoscere quali sono le motivazioni del mancato approvazione del rendiconto 2020 e del preventivo 2021-2023 e come prevede di risolvere la problematica che adesso evidentemente lei mi spiegherà. Penso che sia una problematica che lei mi spiegherà, ma semmai poi integrerò dopo, voglio sentire prima la risposta. Prego, signor. Allora, come sapete, forse ne abbiamo già accennato in consiglio, però ora ne riparliamo in maniera più compiuta. Con la sentenza della Corte Costituzionale del 1 aprile, la numero 80, si è avuto una scelta completamente diversa da quella del governo a suo tempo, quando con il decreto 35 la prima volta e gli altri decreti successivi finanziava le pubbliche amministrazioni che non aveva pagato i fornitori, con il famoso fondo FAL, fondo di anticipazione di liquidità. Comune di Agropoli in questi anni, come tantissimi altri comuni in tutta Italia, la maggioranza per la verità, quasi tutti, hanno avuto accesso a questo decreto e hanno finanziato il pagamento dei debiti con un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, e la normativa del tempo dava indicazione e possibilità agli enti di poter spalmare questo pagamento in 30 anni e nel nostro caso la cifra era poco superiore ai 250.000 euro all'anno. Nel momento che invece la Corte Costituzionale, ma forse anche correttamente, diciamo, ha ritenuto invece che una spesa corrente non potesse essere, diciamo, trattata come una spesa in conto capitale, quindi il ragionamento della Corte non era sbagliato, ha bloccato questa possibilità e quindi rimaneva agli enti l'unica possibilità di diciamo, inserire il ritorno di queste cifre nei 3 anni possibili per la realizzazione, come sappiamo, delle partite debitorie e dei disavanzi, oppure nel tempo che rimarrava fino a fine legislatura, nel nostro caso 2 anni. Quindi era chiaro, fatto i conti così, perché chiaro che il conteggio preciso sarebbe stato con l'approvazione del consuntivo, eccetera, però voglio dire, è chiaro che noi sapevamo che avevamo preso circa 9 milioni, di poco più di 9 milioni di euro, e quindi dover programmare nei 2 prossimi bilanci, questo e quello di fine legislatura, questa cifra avrebbe creato non poche difficoltà alla chiusura degli stessi. Però subito dopo la sentenza della Corte Costituzionale noi abbiamo seguito con attenzione quello che erano le indicazioni, diciamo, del governo, che immediatamente si è reso disponibile a trovare una soluzione per aiutare gli enti a risolvere il problema, e parallelamente l'ANCI si è fatto subito parte diligente per pressare, insomma, il governo a trovare una soluzione concreta per togliere dall'impasse questo comune. Questo impasse, insomma, ci ha, diciamo, travolto anche a noi, non dandoci la possibilità evidentemente di poter procedere a scelte concrete, perché questo, diciamo, peso così enorme non avremmo saputo come poterlo risolvere. Pochi giorni fa, con un primo decreto, il governo ha deciso di darci la possibilità di spalmare questa cifra non più in 30 anni ma in 10 anni, ma solo il 27, quindi credo intorno al 20 luglio, ma non ricordo bene le date, ma il 27 luglio, dopo qualche giorno, un ulteriore decreto ha concesso al Comune di Agropoli, ma comunque a tutti gli enti, diciamo, che erano in questa possibilità, addirittura un contributo per venirci incontro ed aiutarci a dare la possibilità di tornare questa liquidità. Nel nostro caso noi abbiamo avuto, atteso che circa potessero essere intorno ai, come vi ho detto, 10 anni, se erano 9 milioni, faccio dei conti della serva per dire, ma imprecisi, avremmo dovuto mettere in ogni bilancio 900.000 euro, per questo triennio ci ha dato circa i 3 per noi, di 2 milioni, poco più di 2 milioni, 2 milioni per cominciare a, diciamo, a coprire i primi 3 anni. Quindi, rendendosi conto lo stato, insomma, della difficoltà che aveva creato agli enti, prima dava una possibilità, loro la applicano, poi la Corte Costituzionale dice avete sbagliato e quindi noi ci troviamo in difficoltà, non solo ha, diciamo, rimodulato immaginando la ripartizione in 10 anni, ha anche ritenuto probabilmente, vista la scelta successiva, che i 10 anni comunque era una cifra, avrebbero spinto i comuni a dover magari mettere in bilancio una cifra altra, addirittura intervenuto direttamente finanziando
per i primi 3 anni questa possibilità. Infatti il Comune ha avuto più di 2 milioni di euro proprio per intervenire, e quindi materialmente abbiamo ottenuto il finanziamento che possiamo mettere nel primo anno di bilancio, che copre i 3 anni successivi, e quindi sia in termini, diciamo, materialmente di bilancio sia in termini di cassa abbiamo un aiuto concreto proprio per risolvere il problema. È chiaro che questo determina la condizione totalmente diversa rispetto al passato. Penso di poter ritenere presente pure come nel collegio di revisione, mi auguro insomma di poter approvare in giunta già, mi auguro presto, mi auguro settimana prossima, ambedue, almeno uno o addirittura tutte e due, insomma, sia il bilancio consuntivo che il preventivo, atteso che è chiaro che il 27 diciamo è uscito il decreto, la norma la stiamo un attimo interpretando, siamo il 27, oggi ne abbiamo 30, quindi voglio dire, ieri il 27 mattina è arrivata, ieri abbiamo cominciato a confrontarci per capire come mettere questa somma in bilancio, insomma, quindi è servito qualche giorno per orientarci bene. Ci siamo confrontati, come spesso capita, attesa che il problema comune, con altri enti che hanno lo stesso problema, cercando di capire come si comportavano per avere anche un conforto, diciamo, atteso che è una cosa completamente nuova, e a quel punto credo saremo pronti lunedì, martedì. Abbiamo qualche altro atto proprietario da approvare, ma subito dopo potremo tranquillamente vedere l'approvazione del bilancio, atteso che in questa seduta ci togliamo anche il problema della Tari, che era un problema che ci ha creato tanti problemi quest'anno per effetto di ulteriori cambiamenti normativi, e quindi questo ci consentirà, insomma, di risolvere il problema. Quindi alla fine, per rispondere alla sua domanda, come si è risolto il problema? Si è risolto che lo Stato ha cambiato la norma e ci ha dato un aiuto per poter diretto, per consentirci, insomma, di approvare i bilanci. E tutto questo, diciamo, è chiaramente verificato anche dal fatto che ha spostato l'approvazione dei bilanci in maniera anomala al 31 luglio. Ci siamo meravigliati che non l'ha spostato ancora di qualche giorno, perché è chiaro che se il 27 luglio tu mi dai la soluzione, e come si sa la legge prevede che deve essere prima il passaggio in giunta e poi i tempi tecnici per poter arrivare in consiglio, cioè aspettavamo un'ulteriore, come dire, proroga, che non è arrivata, non sappiamo se arriverà, potrebbe anche arrivare un'ulteriore proroga, ma ciononostante, se riusciamo subito ad approvare in giunta, insomma, i due bilanci, è chiaro che anche l'eventuale comunicazione della prefettura sarà facilmente, diciamo, superabile, atteso che magari convocheremo anche, una volta calcolato i tempi necessari, una volta approvato in giunta, anche i tempi per l'approvazione del Consiglio Comunale, che sarà poi convocato appena i termini del nostro regolamento ce lo consentiranno. Grazie Sindaco, prego consigliere. Quindi io sto prendendo atto di una situazione catastrofica, ma mezzo gaudio, perché mal comune, altri 1.000-1.500 comuni. Sindaco, questi sono problemi che ci ha creato questa amministrazione e quella precedente. È una realtà, è una dura realtà, ma è una realtà. Le ricordo però che il differimento al 31 luglio di quest'anno, così come lei ha accennato in modo compiuto, cioè addirittura il decreto sostegni bis, quindi doveva spalmare questi 500 milioni di euro, che evidentemente è avvenuto con quest'ultimo decreto richiamato da lei, ma per tutti quei, è concesso il 31 luglio come ultimo termine, ma per tutti quei comuni che al 31-12-2019 avevano peggiorato il disavanzo. Quindi noi stiamo certificando in questo momento che il comune di Agropoli al 31-12-2019, quando io parlavo, quando io mi affannavo e parlavo di peggioramento del disavanzo, ormai lei l'ha certificato in questo modo. È vero o non è vero? Io ho parlato di un problema di liquidità che aveva il Comune di Agropoli, che ha risolto facendo un mutuo con la cassa. Quindi stiamo parlando non di equilibri di bilancio, ma stiamo parlando di problemi di cassa che hanno spinto l'amministrazione al fine, dove io ero assessore del bilancio, come tantissimi altri comuni, per accelerare i pagamenti verso, come dire, verso i fornitori, ad accedere a un mutuo. Quindi è chiaro che se io so che ho un mutuo in 30 anni, lo faccio. Probabilmente in quella data, se avessi saputo che il mutuo non era in 30 anni ma era in 10, avrei fatto una scelta diversa probabilmente. Ma allora le condizioni, sia in termini di interesse sia in termini di poter spalmare
in 30 anni erano favorevoli, e quindi quando abbiamo messo il piatto della bilancia, se pagare subito i fornitori, quindi ridare ossigeno all'economia locale da una parte, dall'altra parte invece non farlo e continuare, atteso i 30 anni, atteso l'interesse favorevole, eccetera, abbiamo scelto questa soluzione, che quindi ha certificato e certifica un problema di difficoltà di incasso dei tributi, di cui abbiamo parlato tante volte e con grande onestà intellettuale io ho sempre ammesso. Quindi qual è la difficoltà? Che i cittadini non hanno pagato con regolarità i tributi comunali. Questo è successo. Però posso aggiungere, se me lo consente, anche il fatto che abbiamo fatto finalmente la gara per l'assegnazione del recupero coattivo. C'è una ditta che ha vinto la gara, si chiama Gamma Tributi, che appena anche qui lo Stato consentirà di intervenire, e comincerà un'azione importante per recuperare questo squilibrio di liquidità, e si comincerà certamente con l'invio dei famosi milioni di euro di verbali vecchi dell'autovelox, che ci consentiranno, penso, in breve tempo di migliorare molto le condizioni, diciamo, della riscossione, e questo ci consentirà di migliorare tutti i parametri che in questo momento ci vedono come enti in difficoltà. Ma stiamo sempre parlando di problemi che derivano dalla liquidità. Ecco, chiudo e completo. Noi abbiamo, il Comune di Aulla ha avuto anche un altro contributo da parte dello Stato, quello che si riferisce al Covid, abbiamo avuto poco più di 4 milioni. E quindi, sommando i 4 milioni, diciamo, che abbiamo avuto per effetto del contributo dello Stato ai comuni per diciamo, compensare le difficoltà dovute al Covid, sommando questi 2 milioni che abbiamo avuto di liquidità per contributo, e sommando adesso anche la possibilità di fare un importante incasso grazie all'invio dei verbali, noi abbiamo la possibilità concreta, entro fine anno, di recuperare totalmente l'anticipazione di tesoreria e di chiudere certamente al 31/12 con un bilancio assolutamente positivo da un punto di vista di cassa, che è una cosa che ci rallegra e che non ottenevamo da anni. Qualcuno avrebbe detto che ci azzecca, cioè io ci stai con il revisore qua, dov'è il revisore? Ah, chiedo scusa, ma io sono stato chiaro. Io ho detto, abbiamo peggiorato il disavanzo al 31/12/2019 e perciò abbiamo avuto diritto a produrre il rendiconto e il bilancio preventivo entro il 31 luglio, solo per questo motivo, altrimenti se non rientravamo in questa casistica non avremmo avuto lo slittamento. Sì o no? Prego, Assessore. Giusto per precisazione. Come ricorda lei, consigliere Abate, l'anno scorso, il 2 settembre 2020, abbiamo approvato il consuntivo 2019, nel quale consuntivo, qua è presente appunto il Collegio dei Revisori, acclarammo che c'era stato questo peggioramento del disavanzo, ma derivante non da un disavanzo di competenza, ma da un'altra, una novità legislativa, perché all'inizio del 2020 era intervenuta un'altra sentenza della Corte Costituzionale proprio in virtù di questo decreto anticipazione del 2013, che imponeva ai comuni di cambiare il metodo di contabilizzazione della restituzione della stessa, quindi di mettere il residuo da pagare ancora nel passivo dell'ente e di mettere poi come entrata la stessa cifra e di mettere poi anche la rata che si pagava annualmente. Questo ha fatto sì che si è avuto il peggioramento del disavanzo, e questo ha fatto sì che l'ente Comune di Acropoli, così come circa altri 1.400 comuni in Italia, ha avuto questo diciamo, peggioramento del disavanzo 2019, rientra appunto in questo elenco di comuni che in base al decreto legge sostegni ha ottenuto la proroga al 31 luglio 2021 della possibilità di approvare il consuntivo 2020 e il bilancio di previsione 2021. Allora, ancora una volta, con una calma più unica che rara, il Comune al 31/12/2019 ha peggiorato il suo disavanzo. Non c'è più dubbio. Lo ha confermato adesso l'assessore. Quindi quando io... Lo aveva confermato già le carte, consuntivo 2019 agli atti. Assessore, dicendo che l'ho confermato lei adesso, non sto dicendo che non l'aveva confermato già il 2019. L'ho voluto ricordare.
perché per me è importante ricordare alcune cose. O devo contenermi nei ricordi. Perfetto. Quindi praticamente il Comune ha peggiorato il suo disavanzo al 31-12-2000. Sorrentino non te trovo, però. No? Perché se non te trovo, può pure giurare. Consigliere. Ma già sta zitto, Presidente. Cioè, no, pure questo. Lei deve parlare pure al Consiglio, questo, non ai cittadini, gentilmente. Allora, un'altra cosa, il rischio di questa amministrazione, cioè loro avevano di tempo e hanno di tempo fino al 31/7/2019, eppure non hanno portato un documento, e dico un documento, per poter dire abbiamo fatto leggermente ritardo. No, si fidano, addirittura si meraviglia il sindaco che ancora non è stata data un'ulteriore proroga, quindi abbiamo degli amministratori che rischiano. Perché questo comune, se dovesse partire stamattina, ci vogliono 40 giorni, perché deve fare la delibera di giunta, la deve mandare al collegio dei revisori, il collegio dei revisori hanno 20 giorni, poi dopodiché deve tornare a noi con tutto il parere del collegio dei revisori, noi abbiamo ulteriori 20 giorni praticamente, per il rendiconto, e 15 per il preventivo. Quindi è un rischio che voi intendete correre e che state facendo correre a questa città. Ve ne siete assunti e ve ne assumerete tutte le responsabilità, io non posso fare più di tanto, se non quello di ricordare ai cittadini in che modo siamo praticamente amministrati. E in più avete fatto adesso un richiamo proprio addirittura, secondo me, puerile, quello di dire riscossione addirittura delle multe che abbiamo trasmesso ai cittadini per l'autovelox. Quindi ancora una volta confermate che quello era lo scopo dell'autovelox, cioè quello di poter rimpinguare le casse del comune di Agropoli, perché languivano fortemente a causa di una errata amministrazione ultraquinquennale. Grazie. Grazie a lei, sindaco. Completo, Quarto, perché è chiaro che ognuno porta avanti, io l'ho sempre detto, ognuno porta avanti la sua teoria. È chiaro che l'ingegnere Abbado dell'opposizione deve dire, per screditare l'operato dell'amministrazione, che c'è stato un incremento del disavanzo. Ha voglia che noi diciamo che l'incremento del disavanzo è dovuto a nuove normative che hanno cambiato la programmazione che un comune fa, non conoscendone poi gli effetti e le conseguenze. Quindi è chiaro che io sono costretto, però, atteso che devo dare l'interpretazione, non dico corretta, perché voglio dire, è chiaro che le persone crederanno a quello che vogliono, nel senso che la verità neanche nei processi viene fuori, cioè la verità processuale, la verità, diciamo, non c'è. C'è quello che uno crede e vede, e crede quello che ritiene più opportuno. Quindi devo dare quantomeno la mia interpretazione, che è questa. Non abbiamo mai forzato la mano, abbiamo sempre tenuto un bilancio assolutamente in equilibrio, abbiamo avuto grossi problemi di liquidità, e le ho spiegato anche il motivo, e c'è stato un cambio della normativa che ha reso difficile la postazione dell'ente, perché quando si è passata alla contabilità armonizzata e si è basato, diciamo, la possibilità di costruire il bilancio, l'abbiamo detto tante volte, sull'entrata concreta e non sulla previsione, diciamo, dei ruoli, è stata stravolta la contabilità degli enti locali. Quindi a quel punto quello che uno aveva programmato, avendo presentato delle leggi, ha dovuto modificare. E nella modifica diciamo, di alcune impostazioni e di scelte amministrative, ci sono state delle crepe. E tant'è vero che era un effetto normale le crepe, perché se fosse stata un'anomalia contabile, il Ministero, gli enti sovrani non sarebbero intervenuti a dare una mano ai comuni. Quindi è talmente chiaro ed evidente che il problema è dovuto a scelte che hanno cambiato le logiche, quindi cambiando le logiche sono cambiati i risultati. Se fosse stata un'incapacità o un errore da parte di questo ente, non ci sarebbe stato l'intervento dello Stato ad aiutare, perché lo Stato si è reso conto che ha potuto fare una stretta sui comuni, si è reso conto che i comuni non potevano in così breve tempo fare questa modifica, e quindi è intervenuto ad aiutare una mano. Quindi se ci sono, diciamo, elementi così negativi, ci sono perché si è cambiata la contabilità e per effetto di questo cambio siamo in difficoltà come tantissimi comuni in Italia. Quindi non sono state scelte errate, sghembe o arravogliate di questa amministrazione. Sono state indicazioni normative che hanno cambiato le leggi. Quando si cambia una legge c'è sempre, anche nel campo urbanistico, in genere lo sa benissimo, degli adattamenti.
Non è che col cambio della normativa tutto immediatamente funziona, ci sono degli adattamenti oggettivi in tutti i campi, anche nel nostro caso. Però alla fine cosa è quello che conta? Quello che è il risultato. Noi stiamo andando avanti, abbiamo approvato i bilanci, le cose stanno funzionando e dimostreremo a fine anno come il miglioramento dei parametri grazie a questa maggiore liquidità renderà il bilancio del Comune, lo dimostreremo, molto migliore e florido, quindi potremo dimostrare con gli atti alla mano che le cose non sono state così, andate così male come qualcuno vuole cercare di dimostrare. Purtroppo, come lei insiste, sono costretto ad insistere pure io, cioè in questa situazione ci si ritrovano 1.400 comuni su 9.000 e dispari, quindi di conseguenza è chiaro ed evidente che la normativa sarà pure cambiata, ma per 8.500 comuni quella normativa non aveva creato assolutamente nessun deficit e nessun peggioramento di disavanzi, invece per 1.000 comuni e dispari li ha creati, il che documenta che 1.000 amministrazioni o 1.400 amministrazioni hanno un modo di condurre la cosiddetta Ferrari, cioè fanno gli autisti in un certo modo, altre 8.000 fanno gli autisti della Ferrari in altri modi, che non creano queste discrasie contabili. Grazie consigliere. Quarto punto all'ordine del giorno, interrogazione del consigliere Abate al sindaco sulla riperimetrazione zona D del Parco Nazionale del Cilento e Vallo del Diano. Prego consigliere Abate. Allora, leggo per correttezza la mia interrogazione. Gentilissimo signor sindaco, mi è giunta notizia che l'ente parco sta proponendo una nuova riperimetrazione delle zone D, invitando i comuni a presentare osservazioni entro la fine di luglio. Se la notizia dovesse risultare vera, sarebbe il caso di verificare in che modo e in che sostanza il comune di Agropoli si è attivato. Verifica che intende effettuare con la presente interrogazione. In altri termini, la mia specifica interrogazione con richiesta di risposta orale da dare nella prossima seduta consigliare la seguente. Riferisca il sindaco se è vero che l'ente parco ha invitato il comune alla riproposizione di una riperimetrazione della zona D. Se la risposta è positiva, riferisca con la scorta di una cartografia ufficiale eventualmente redatta e consegnata all'ente parco sulla consistenza della riperimetrazione effettuata. Poi, a parte l'interrogazione, ho detto al sindaco una cosa importante. Attivati se non ti sei attivato. È vero che ho detto questo nell'ultima frase. Quindi risponde, signor. Prego, signor sindaco. Sì. Allora, questo è una sorta di atto procedimentale, nel senso che il parco, prima di approvare il piano in via definitiva e quindi consentire ai cittadini normale osservazione, eccetera, ha voluto in qualche modo proporre ai comuni afferenti al parco come aveva immaginato la perimetrazione delle zone D, e quindi ha mandato all'ufficio urbanistica una notizia. Cioè, questa è una bozza che abbiamo, cosa ne pensi? Come si è regolato l'ufficio urbanistica, quindi un atto che ha fatto l'ufficio, ha cercato di rendere coerente la cartografia con la realtà, nel senso che essendo mutata naturalmente molto la situazione dalla ultima approvazione del piano, credo forse 2005, a oggi si è molto modificato il territorio, e l'ufficio ha cercato di andare a inserire e di implementare questo disegno, questa linea, andando a recuperare tutte quelle aree che di fatto sono urbanizzate e quindi non possono essere più considerate diversamente. Quindi ho portato, proprio per conoscenza del consigliere Abate, proprio per chiarezza, una cosa, sono andato all'ufficio urbanistico e ho chiesto per suo conto e per conto del consiglio qual era la proposta iniziale del parco e come l'ufficio aveva in qualche modo determinato. Quindi ve ne posso dare, questo credo siano copie probabilmente, no, questi sono gli originali, però ve ne farò avere copie, se poi prima della fine del consiglio. Sì. E quindi abbiamo inviato nei termini del 30 questa comunicazione, ed è chiaro che si tratta, ripeto, di un momento interlocutore di discussione tra i comuni e il parco, ma ancora ci sarà tutto il tempo di discuterne. Era chiaro che prima di una proposta definitiva, su cui poi si andrà a discutere direttamente, il parco voleva avere sentire un po' il parere dei comuni, quindi tanto è vero che io mi ero posto il problema, chiamando il direttore del parco, ho detto: ma questa cosa
Cioè, no, questa è una cosa soltanto di raccordo tra il parco e gli enti per in qualche modo immaginare poi una proposta definitiva a cui poi potrete concretamente e diversamente intervenire. Prego, consigliere Abate. Sì, sindaco, ho capito, va bene, quindi è stata consegnata quella perimetrazione al parco? Sì. Io l'avevo fatto proprio per sollecitare, oltretutto, non per fare le solite lamentele mie, assolutamente no, l'avevo fatto per sollecitare, però le volevo ricordare che non è stata tanto corretta la procedura, perché è vero che abbiamo tempo, così come lei ha asserito in questo momento e ne costituisce verbale, abbiamo tempo per poter intervenire ancora ulteriormente, ma sarebbe stato molto, ma molto più utile che i cittadini venivano invitati a produrre loro eventuali osservazioni, perché sa, un cittadino che ha una proprietà... Ho proprio chiamato il direttore del parco e ho detto: direttore, io faccio la pubblicazione di questa cosa. Ho detto: no, fermati sindaco, non è questo il momento, nella nostra procedura che abbiamo immaginato questo è un atto, diciamo, di raccordo tra l'ente e il parco stesso, tanto è vero che Castellabate, che aveva pubblicato proprio questa cosa, si è trovato in difficoltà, dice: non è questo il momento, noi stiamo soltanto cercando di colloquiare con i singoli uffici urbanistici per poter poi fare una proposta, non è oggi il momento, come dire, di renderla pubblica per chiedere poi le osservazioni definitive. È solo un rapporto e una scelta che ha fatto il parco. Noi siamo attenuti a questa indicazione. Questo non lo ci metto, sarà il momento. Questo non lo metto in dubbio, sindaco. Soltanto però che gli uffici urbanistici, quale potrebbe essere Cerminaro o l'ingegnere Sì, giustamente pur hanno il loro da fare, comunque non è che possono conoscere a menadito. Era soltanto una forma di collaborazione, non di osservazione ancora. Una forma di collaborazione che si poteva chiedere in modo ufficioso, se non in modo ufficiale, per l'amor di Dio, per dire: dammi praticamente dei suggerimenti a cui io posso attingere per poter far sì che quella perimetrazione che in fondo è stata fatta dall'ufficio urbanistico potrebbe essere ancora, diciamo... Però come hai potuto vedere, permettimi, sì, ma io non sto è facendo... stato, diciamo, fatta quanto più, come dire, sì, ma non sto facendo completa accuse. Possibile. Non sto facendo accuse, voglio soltanto dire che alcuni cittadini che hanno le proprietà a confine praticamente con la zona D e quindi si ritrovano a dover vivere diciamo un momento particolare, quello di rivedere la riperimetrazione della zona D, laddove molto probabilmente veramente potrebbe essere zona D, e non è che stiamo chiedendo in via dei conti niente, perché l'antropizzazione ha un carattere molto, ma molto specifico e particolare, certamente non è inteso così come l'ha inteso il parco quando ha perimetrato le aree. Convenito o non convenite con me? Siamo d'accordo. Beh, quindi, visto che questa antropizzazione tende praticamente una certa sostanza, i cittadini avrebbero potuto partecipare, però nulla questio se non abbiamo fatto tardi. Se non abbiamo fatto tardi non c'è problema, ci riprenderemo e ci riprenderemo praticamente quelli che sono i nostri diritti. Un invito però ai due tecnici che sono qui: non lasciatevi sfuggire mai questa occasione quando provengono da enti autoritari, quale potrebbe essere parco, sovrintendenza e autorità di bacino, perché io li chiamo enti autoritari, perché per me lo sono e non ho vergogna a dirlo e lo potrò pure dimostrare un giorno. Cioè, si credono di conoscere i territori a menadito e quindi di poter imporre normative sovraordinate superiori. Non è così, bisogna collaborare, prego. Vabbè, cioè, sottoscrivo quindi su quattro interrogazioni, tre diciamo siamo d'accordo, tranne quella sul bilancio non siamo d'accordo, ma l'osservazione che ha fatto credo però, ci trova però, tutti però guardate, allora colgo l'occasione d'accordo per fare una polemica per tutti. Cioè, noi non possiamo vivere in territori sottoposti alla sovrintendenza, bellezze paesaggistiche, e avere funzionari che bocciano 99 progetti su 100. Sapete che significa questo? Significa inattività, incompetenza delle amministrazioni. Inattività e incompetenza delle amministrazioni. Grazie, consigliere. Prego, consigliere Marciano, velocemente, che gli argomenti sono molti. Accendi, Peri. Sono perfettamente d'accordo, ci mancherebbe altro, e penso che tutti siamo d'accordo su questa cosa. Però onestamente, allora, addebitare responsabilità all'amministrazione, questa è una cosa, insomma, che, no, ti prego. Ah, va bene, ok, quindi vorrei, allora, chiariamo questa cosa, perché no, poi... No, Marciano, chiedo scusa, non è la allora polemica forse, con... Forse io dico i sindaci... Io, non ci siamo, no, hai capito male, mi sono spiegato male io.
i sindaci, le amministrazioni devono avere la capacità di interloquire con questi scienziati. Lo so, però e di far sì che ma non me lo sto prendendo. Nino, tu lo sai bene, tu fai un lavoro, ma non purtroppo, che faccio no, Pierino, non purtroppo, no, perché io me la piglio con gli amministratori, perché gli amministratori devono puntare i piedi per terra. Allora, ci abbiamo provato, ci abbiamo provato. Ci dovete provare in modo unito, non in modo singolo. Non lo so, insomma, vabbè. Grazie. Speriamo, beh. Grazie. Quinto punto all'ordine del giorno, interrogazione del consigliere Giuseppina Botticchio al sindaco sulle motivazioni del mancato intervento di manutenzione e messa in sicurezza sulla strada provinciale via Fontana dei Monici. Prego, consigliere Botticchio. Buonasera a tutti. Buonasera sindaco, presidente, buonasera consiglieri, cittadini che ci ascoltano. Ringrazio al dottor Fortunato di essere presente a questo consiglio comunale, a mio avviso molto molto importante. Quindi quello che chiedevo al sindaco è questa strada provinciale, è una strada provinciale dove effettivamente presenta smottamenti. Io è un'interrogazione che ho fatto già a febbraio, l'ho fatta a febbraio, dove il sindaco mi rispose, tanto è tutto registrato, dice stiamo provvedendo perché noi siamo in trattativa con la provincia e quindi dice questa strada sarà appresto fatto i lavori, perché è una strada che non ha la messa in sicurezza, cioè è pericolosa, là c'è stato anche un morto, cioè massimo, non si sente bene, presenta massi per la strada, presenta frane. Quindi ovviamente i cittadini, ma non è uno e due, poi voglio dire, noi siamo consiglieri, non penso che lo vede solo la minoranza, penso che anche la maggioranza, è una strada che non si può guardare, anche perché d'estate l'utenza aumenta, c'è il turismo, quello che è rimasto, so poco di turismo, che quando attraversano quella strada da San Francesco andare alla Baia di Trentova, è impercorribile, cioè presenta di tutto. Dato che la seconda, cioè questa interrogazione, la prima è partita a febbraio e la risposta mi è stata data, mica possiamo andare sempre avanti con i se, i ma, i forse, cioè noi vogliamo risposte concrete, ma non le vogliamo noi come opposizione, le vuole la città. Cioè i debiti ci stanno, perché abbiamo parlato dei debiti fino adesso, le strade sono quelle che sono, che dobbiamo fare? Sindaco, ce ne andiamo a casa? Vogliamo capire, si può salvare il salvabile di questa città? Quella è una strada importante e mi meraviglio che nessuno di maggioranza ne parla, strada da San Francesco alla Baia di Trentova, non si può guardare quella strada, è inguardabile. Grazie. Aspetto una risposta, grazie. Prego, sindaco. Io ho cercato di spiegare già l'altra volta, ci riproverò anche questa volta. Ci sono alcune opere che il Comune può e deve fare direttamente, ci sono altre opere di interesse, diciamo, di maggiore o per motivi di carattere economico o per motivi di carattere di complementarità, nel caso della strada stiamo parlando di una strada provinciale, o per carattere o per altre tipologie di interventi, che il Comune non può da solo fare un intervento di quel tipo. Stiamo parlando di un intervento di milioni di euro, si tratta di una strada certamente di grande importanza ed è chiaro che ci siamo attivati, come le ho detto l'altra volta e come le ribadisco perché possa essere finanziato, ma stiamo parlando di un intervento di milioni di euro che non siamo in grado noi di finanziare direttamente. Quindi cosa si fa in questi casi? Si chiede l'intervento degli enti sovraordinati, altrimenti che ci stanno a fare, quindi provincia e regione, per chiedere supporto su interventi in cui i comuni direttamente non possono intervenire. Così questa è la catena istituzionale, non la invento io, funziona in questo modo e quindi è chiaro che un intervento di quel tipo, una frana di quel tipo che, diciamo così, ha un interesse non solo della città di Agropoli, ma un interesse sovracomunale e ha un impatto economico non in grado di reggere per le casse di questo ente, è chiaro che la cosa che volevamo fare era quella di chiederne il finanziamento. Come lo spiegavo l'altra volta, ci sono due tipologie di finanziamento, uno di 400.000 euro, uno per un intervento, una tandem di sicurezza e un altro ancora più importante,
che ci auguriamo venga finanziato, perché siamo nelle condizioni, credo, con i fondi del Recovery Fund, una delle direttrici più importanti dati per questi fondi che si stanno organizzando per estate dei comuni e gli enti locali, è proprio la questione del dissesto idrogeologico, quindi abbiamo aspetto che questo capiti. Però la prego, consigliere Botticchio, lei deve, come dire, proporzionare le cose rispetto, diciamo, a quello che sono le nostre possibilità. Che ci fosse il sindaco Coppola, il sindaco Botticchio, le scelte sarebbero le stesse in alcuni casi, perché quando non c'è la capacità né la competenza in alcuni casi, il sindaco ha le mani legate, quindi deve soltanto fare ciò che può, cioè fare la progettazione, che neanche sarebbe solo e sempre di competenza degli enti locali, ma i sindaci si attrezzano per farla in proprio la progettazione e chiedere il finanziamento di questi interventi. Io non lo so, credo che sia per mettere in sicurezza la strada ci vorranno più di 10 milioni di euro, quindi una cifra molto importante che, ripeto, questa è la difficoltà che abbiamo in questo momento. D'altra parte, la questione del sesso idrogeologico, non voglio dire mal comune mezzo gaudio, ma è il Cilento e la provincia di Salerno che ha questo problema, potrei dire l'intera nazione ha questo problema, perché la strada, diciamo, Trentova Porto di Agropoli, Trentova San Francesco, è una situazione che si ripete in tutta la nazione. Non so se avete avuto modo di vedere cosa è successo, credo, al sindaco di Positano che è crollata la strada, oppure situazioni a Genova, oppure situazioni nel nord Italia, la situazione di Pisciotta nel Cilento. C'è un problema, quello del dissesto idrogeologico, enorme, che colpisce l'intera nazione. Ora, lei può pure dire è colpa del sindaco di Agropoli, però cerchiamo di dare al sindaco le colpe che ha. Ma prego, forse lei... Allora, qua si vuole fare del vittimismo. Lì c'è una strada che presenta una frana esagerata. A settembre iniziano le piogge. Lei a febbraio, alla prima interrogazione, siamo a giorni, lei ha così ha detto, allora c'ho l'interrogazione qua, andiamo a vedere. Adesso siamo in pieno, domani è primo agosto. C'è una strada, quando inizia, già una brutta figura per il turismo vedere una strada del genere, Agropoli, città di mare, dove le entrate ci sono, no, è vedere la fine che è fatta, va bene così. Adesso mi dice ci vogliono 10 milioni di euro, ma lì è una, allora la chiuda, allora sarà chiusa quella strada, perché i 10 milioni non ce l'ha nessuno. Penso che anche la provincia non ha tutti questi soldi, quindi non si può fare neanche un intervento, quantomeno per bloccare quella frana, perché c'è una frana, lascia perdere i massi ci sta, ma è una frana che aumenta, quindi è intoccabile quella strada perché deve intervenire la provincia. Scusate, ma voi che fate qua? E non abbiamo un assessore all'ambiente, non abbiamo un assessore al CONI, non abbiamo niente, neanche un UFAX si può fare in provincia, poi dice che io mi incazzo. Ma una strada del genere chi la deve guardare? Quando viene settembre iniziano le piogge, cosa si deve fare? Si di buona fa solo delibere. Questo è 30.000 euro perché viene... Pasqualino da Roma a vendere il libro, qua San Giovanni a Piro, cioè che questo fate, questo vi dovete vergognare e stasera vi dovete dimettere, perché vi dovete con l'umiltà dovete andare a casa, perché siete un fallimento, le carte sono piene, vi sbatto una per una, ve la faccio leggere. E poi chiedo anche l'intervento del dottor Fortunato, mi deve dare un suggerimento e un aiuto sulla nota della Corte dei Conti. Grazie. Quindi è inutile che fate, piangete, non avete soldi, sapete perché non li avete? Perché siete sperperoni. Mo volete essere aiutati dalla gamma tributi, che la gamma tributi deve mazziare. E poi giustamente vi fate poi le delibere per voi, perché poi mi accontenta tutti, perché sennò chi alza la manina? Se a che siete per me? Carta letta. Tanto state qua perché tenete gli incarichi. Quando finite gli incarichi ti abbandonano tutto, sindaco, questo devi capire, ti abbandonano, vogliono incarichi, se no la manina non la alzano, quella non alza, punto. Grazie. Sesto punto all'ordine del giorno, interrogazione del consigliere Giuseppina Botticchio al sindaco su chiarimenti, visita, squadra mobile al comune di Agropoli. Prego, consigliere Botticchio. Allora, sindaco, io voglio essere delicata, rispettosa, però dobbiamo fare chiarezza perché i giornali raccontano quello che raccontano, cioè cooperative, e nomi di quelle, e nome di quell'altro. E quella, allora l'Agropoli Cilento Servizio non è una partecipata, quella è una società in house, quindi il bilancio è come fosse un bilancio del comune.
Quindi ci sono delle incongruenze, a meno dice il giornale, perché può darsi pure che i giornali dicono fesserie. Allora, sindaco, ovviamente lei sarà anche vittima di queste manovre, ma vogliamo incominciare a fare pulizia? Cioè i debiti aumentano, la squadra mobile ci viene a trovare, una volta ci viene a trovare a dire, cioè, ma che sanno, quanti corpi di polizia dovete aprire qua? Cioè volete aprire tutti, perché poi cioè, li tenete sotto casa, non capisco. Cioè dobbiamo fare aprire la caserma della polizia, la caserma dei, perché teniamo tutti sotto casa, salgono e scendono. Noi vogliamo governare, questa città aspetta di essere governata, amministrata, gestita da figure importanti, figure non per l'incarico, per l'immagine, o perché si vanno a tagliare i nastri alla casa dell'acqua, o perché si fanno i parate. Vogliono figure intense, che amano, che hanno passione. No, e poi alla fine finisce tutto. Vi tagliate i nastri, solo i nastri avete consumato, nastri e soldi. Sindaco, mi dia una spiegazione, perché io non sono una persona, perché umanamente, lei lo sa, io gli voglio bene umanamente, però politicamente sono rigida, e se le cose non stanno bene, c'è il dottore Fortunato, dopo interverrà lui, ce l'andiamo tutta a casa. Grazie, prego sindaco. Io non ho capito il senso della domanda. È molto facile, tre macchine della squadra mobile di Agropoli sono saliti qua sopra, erano forse tre per macchina, il giorno appresso i giornali, ce l'ho qua il giornale, pubblicano allora già lo due so. Anni di sprechi, ecco l'elenco, però io ovviamente per ma un lei fatto di pretende, privacy... Lei pretende che nell'aula no, del no, lei deve una... dire, lei non deve fare nomi, lei deve dire perché si sta di questa squadra mobile, tutte queste presenze al comune. È una città sfiduciata, non ha fiducia più nelle istituzioni, perché vengono altre istituzioni a far visita qua. Quindi questa lei è una che cosa vuole sapere? Cosa vuole voglio sapere che sono venuta a fare, che gli hanno notificato. Hanno fatto una notifica. Una notifica, che c'è qualcosa che non va, quello che dice il giornale. No, notifica per dirci che c'è stato un avviso di conclusione di indagini e che quindi noi dobbiamo produrre le nostre note perché diciamo i PM possano poi... e il giudice per le indagini, se dovesse arrivare questo nel caso del giudice, noi dobbiamo prima inviare le note ai PM, poi una volta che avremo detto le nostre cose dobbiamo vedere se andremo poi davanti al GIP, poi il GIP dovrà dire se c'è tutto un percorso da fare prima e se questo percorso si chiuderà positivamente come noi crediamo e abbiamo detto che speriamo, si chiuderà qui, altrimenti se dovesse esserci qualche altra cosa si avvierà un processo, però penso che fino ad ora non c'è niente a carico nostro, quindi lei ha parlato sul social di dimissioni, ha parlato di tante altre cose. Io non voglio fare discussione, non voglio portare le lunghe, non voglio dire che a lei è uno sciacallo, perché su cose di questo tipo si deve evitare di intervenire, non lo voglio dire, me lo voglio tenere per me, però c'è un elemento di rispetto, perché se lei dice alcune cose sui social o per strada o in incontri eccetera, e se poi tutto questo viene archiviato, le persone che hanno ricevuto da lei quelle osservazioni, come si dovrebbero comportare poi? Si dovrebbe stare con il giornale. Io ho cosa si dovrebbero? Come si dovrebbero? Chiamare il giornale. È quello che si vede il giornale, è una lettura che danno loro. Una lettura, sappiamo come funziona il giornale, danno la notizia per vendere il giornale, sappiamo come funziona. Ma lei che sono notizie false, sono notizie false. Che lei che fa parte di questa classe politica dovrebbe sapere che si attende il giudizio finale per prendere le osservazioni, altrimenti quello che lei ha detto su dai social, che è il suo modo per parlare con la città, e questa cosa si risolve come credo in una bolla di sapone. Cosa succederà delle cose che ha detto? Chiederà scusa? Cioè, ma lei è andato, già le ha dette le cose, e dato che le persone vivono della loro dignità, del rispetto che cercano di avere nella società civile, e lei con le sue parole infanga continuamente, non fa altro che come se sparasse una persona quando dice, le parole alcune volte sono peggio delle pistole, e lei utilizza perché un gliel'ha linguaggio... detto alla squadra mobile quando lei, è arrivata sopra, lei, gliel'ha detto lei, queste cose, perché siete venuti qua? E lei utilizza un linguaggio che è peggio di una pistola, si rende conto di questa cosa così grave? Non se ne rende conto, sindaco, però lei allora io con molto... Sindaco, qua non ci sta un centesimo, è sì. Tutto, ora, è lo spreco, se posso completare è lo la mia... spreco che posso porta completare? Questo giornale. Completo, dico, lei sa che cos'è l'articolo 341 del codice penale? Il codice penale, oltraggio li conosce pubblico... bene lei. Posso finire l'intervento? Sì. Oltraggio a pubblico ufficiale,
Sai cos'è il 340 del codice penale? Interruzione di pubblico servizio. Sai cos'è il 414 del codice penale? Istigazione a delinquere. Sono reati gravi questi, lo sa? Sì, lo so. Benissimo. Televisione. Lo sa. Le ha lette per televisione. Lo sa. Io non l'ho fatto. No. Lo sa questa cosa sì. O no? No, no, sono allora. Andata. Allora, no, voglio sapere se lo sa, no, perché io voglio dire cittadini che se conosce i reati. Consigliere. Mi faccia terminare. Cos'è? Non va bene mo che parlo io. Non va bene più. Allora, questi sono dei reati, ok? Nessuno mai ha fatto riferimento a questi reati, nessuno ha mai detto niente. Con grande garbo e in silenzio, come siamo abituati a fare, non diciamo niente e non dico niente neanche oggi. Però credo che questo comportamento deve essere bipartisan. Se succede qualche cosa, credo che con garbo gli interlocutori dovrebbero essere con serenità, attendere che tutte le cose finiscano, poi a quel punto, cioè io non mi posso dimenticare lei l'altra volta quando venne da dire cosa si riuscì a dire in questo consiglio, ancora ricordo cose che mi fece esplodere per le cose dette, lo sa questo, e non sono cose che si dicono, perché poi queste pietre rimangono sul viso delle persone e quando poi succederà che viene fuori un nulla di fatto, che facciamo? Quindi io ti chiedo, veramente, te lo dico, diciamo, cerchiamo di rimanere calmi su questi argomenti, perché credo che sia il modo migliore di comportarsi in questi casi, attendere il corso della giustizia. Alla fine di questo percorso di giustizia uno deciderà come comportarsi, ma diamo la possibilità, diciamo, alle persone che non hanno fatto niente di vivere serenamente, o dobbiamo ricevere tutti i giorni di essere invangati, cattiveri, cose dette, non credo sia corretto, anche perché lei lo sa che non ci sono solo io. Ci sono i miei familiari, ci sono le persone che vogliono bene, perché queste persone devono subire questo linciaggio mediatico continuo da parte sua? E questo è un problema di rispetto, un problema di sentimenti, un problema di atteggiamento, che credo che lei debba porsi un freno su questo. Altrimenti, diciamo, le persone al suo atteggiamento comprenderanno che lei non è serena, non è tranquilla, che esagera, e lo manifesta il suo comportamento. Io ti chiedo, consigliere Botticchio, ti prego. Non è utilizzare questo lungo, anche perché non porta utile. Una volta forse ha portato un'utilità, ma ormai la società ha vissuto queste storie dai tempi della Prima Repubblica e certi linguaggi sono inutili. Avete visto i problemi della giustizia, quelli che sono stati? A partire dal Consiglio Supremo della Magistratura arrivare all'ultimo, quindi è una cosa che l'Italia vive. Quindi oggi continuare con questo linguaggio non fa altro che mortificare le persone che sono colpite e dare un'attiva immagine soprattutto di chi le pronuncia certe cose. Quindi la chiedo con molta calma di evitare questioni di questo tipo e andiamo avanti, poi dopo quando i giudici andranno avanti ci saranno le sentenze, ma i tempi delle sentenze quando arriveranno poi si giudicherà, ma fino ad allora, fino a prova contraria, credo che nessuno merita nessuna osservazione di nessun tipo. Grazie, prego, allora, consigliere. Io ho fatto una semplice domanda, ovviamente loro piacciono le domande facili, giocano, sì. Io faccio consigliere dell'opposizione, qual è il problema, vi dà tanto fastidio. Allora, 2 anni fa io mi trovai la notte di Ferragosto all'Umami, è un locale molto bello e lo gestivano i Guariglie e altre persone. Ovviamente, mentre ero lì con mia cugina, perché è bene dire questo, quando tu sei chiamata in causa ingiustamente, mi disse: guarda, è bello, però fra poco arrivano le forze dell'ordine, lo vengono a chiudere. E dissi: lo vengono a chiudere? No, perché dice che fa schiamazzi, rumore. Quando arrivarono le forze dell'ordine, io non me ne ero neanche accorta. Dove me ne sono accorta? Dei fischi dei giovani, fischiavano e inveivano. Il che ovviamente ognuno ha detto la sua, anch'io ho detto la mia, perché era giusto, mi sono sentita come consigliere di difendere quell'attività, perché quella sera aveva speso dei soldi. Sapete Agropoli come va? Quella, ovviamente, dopo 6-7 mesi mi arriva questa... Adesso sono rinviata a giudizio per questa cosa. Io non ho mai fatto una causa, ho fatto 10 anni il consigliere comunale a Prignano, non sono stata mai colpita da nessuna indagine, mai. Quella sera mi feci prendere dal modo di difendere l'attività, l'ho fatto forse con eccessiva umanità e ne ho pagato le conseguenze, pagherò io, sono stata rinviata. Il sindaco andò per televisione, andò per Citendo Ciano a raccontare, c'è un dischetto che lo dice, a raccontare addirittura i reati che il consigliere aveva commesso, manco se fosse un delinquente. Non ha avuto rispetto per mio figlio e non ha avuto rispetto per la mia famiglia. Io, a differenza sua, ho solo pubblicato un giornale, non mi sono mai permessa di dire al sindaco se colpito o meno
da avvisi di garanzia o altri. Fa parte di sensibilità, fa parte di umanità, fa parte del rispetto, mo ci vuole della dignità degli altri. Io sono stata arrivata giù, è come una medaglia al petto. Quella sera ho fatto un intervento a difesa di quell'attività, basta. Lo dirò al magistrato, mi sono alzata come tutti, però sono stata denunciata io. C'erano persone che hanno ancora inveito più di me, però in città si dice che dovevo essere colpita. Io non so il motivo, non lo voglio sapere. Io stimo molto il corpo dei vigili, perché ho stima di loro, del loro lavoro, e quindi si farà chiarezza. Ovviamente un consigliere comunale denunziato dai vigili non è una bella cosa. Sindaco che la racconta per televisione, addirittura raccontava i reati. Io non mi sono mai permessa di raccontare tutte le sue cose, anzi, per rispetto ai suoi genitori non l'ho fatto. Io rispetto Palmina e Franco e i suoi figli, e non ho inveito, faccio l'opposizione. Le sue conclusioni, il suo modo di agire resta a lei. Resta a lei, se ci ha messo cattiveria, resta a lei. Io ho molta fede e penso che torna in faccia sempre il male che si fa. Quindi lei, un anno fa, c'era Alfonso... Oh, veramente vuoi fare la vittima, Alfonso Migliorino... Ma non ti crede nessuno, Giuseppe. No, non deve intervenire. Presidente, non deve intervenire. Era e quante volte a cena, lei interviene a casa mia, mentre uno parla? E Alfonso, è brutto quando uno interviene. Perché urli? E allora c'era... Alfonso mi ora disse, vuole fare la vittima. Ti hanno denunciato. Sì, ma Alfonso disse: ma perché? E Alfonso non c'è più. E lui non so perché sapeva qualcosa di questa denuncia. Alfonso era dispiaciuto e venne a casa mia. Comunque non fa niente, è una medaglia, perché prendere una denuncia, eravamo 50 persone, prendere il consigliere, quindi c'è l'imbarazzo anche da parte. Magari è imbarazzata pure la polizia municipale. Una medaglia oltraggio ufficiale. Stimo, e vabbè, servizio, una medaglia. Ma lei non deve. Lei ha aperto un discorso. Aprendo un discorso bisogna fare chiarezza. Che se io gli leggo, a delinquere, è una medaglia. Certo, perché c'era il popolo di Agropoli quella sera. Sì, c'era il popolo di Agropoli. Sì. Sanno bene che sono stata denunciata io. E no altri. Ma che mi vuole far dire? Che addirittura sono state chiamate persone la mattina. Lei non si preoccupa perché ma fa fuori Gisella. Lei deve dire quello che vuole dire, deve stare attento, perché lei farà la fine del fatto di Vassallo. Quando è incominciato a dire che Angelo Vassallo non era buono, non è rosa e fiù, lei va caluniando le persone. Deve stare attento, che veramente poi impiegherà la sua vecchiaia a rispondere di queste calunnie che lei va facendo. Grazie, consigliere. Deve stare attento. Grazie. Settimo punto all'ordine del giorno. Interrogazione del consigliere Botticchio al sindaco e agli assessori Santosossa e Mutalipassi sulle procedure di gestione del cineteatro. Prego, consigliere Botticchio. Dato che stanziate soldi per il castello, per altri eventi, non abbiamo fatto la processione della Madonna, non abbiamo fatto veramente cose importanti, perché la Madonna di Costantinopoli ci teniamo tutti, è la padrona dei pescatori, però il cineteatro è chiuso, perché non ci sono soldi, si aspetta il bilancio, mese di luglio, agosto, la gente va a Santa Maria a vedersi un cinema, a vedersi qualcosa, Agropoli finisce. E ha pure il coraggio di attaccare il consigliere, cioè è un coraggioso, questo è vero. Quindi abbiamo un cineteatro chiuso, cioè prima è stato dato in affidamento, mo non si va d'accordo con chi l'ha avuto in affido dopo tanti anni, disse Santosossa, abbiamo le chiavi finalmente, ma queste chiavi le ve le tenete in tasca. Intanto i cittadini di Agropoli continuano a pagare il mutuo, caro Santosossa, hai capito? Lei che fa l'assessore, perché gli assessori di nastri, di feste, di cose, di sarà, a noi non ci serve. A noi ci serve un assessore che veramente amministra la città, mi capisce? Quindi questo cineteatro chiuso, e poi vedo la delibera, settembre culturale, 14ª edizione, cioè qua l'unica cosa che non avete rinunciato. Poi avete rinunciato, cioè noi rinunciamo, ci vuole pure alla Madonna, ma qua non è che vado contro Crispino, anzi rispetto per il consigliere Crispino, perché lui è stato l'ideatore, quindi massimo rispetto per la famiglia e per lui, però su 30.000 euro, cioè 30.000 euro qua e poi il cineteatro è chiuso, quindi si vede che non sapete né amministrare, cioè voi proprio amministrate con i piedi,
con i piedi. Quindi perché vi invito a dimettervi? Perché è la cattiva gestione. Quindi se mi risponde, sindaco, risponda, dopo aver letto tutti i reati del consigliere, che ormai adesso devi fare politica, mo, devi rispondere. Io rispondo, ho sempre risposto, consigliere, mi pare che ho sempre risposto. Anche questa volta risponderò. Allora, innanzitutto, forse lei si è svegliata da poco, però credo che fino a poche settimane fa, avevamo un problema serio e c'era una serie di restrizioni sulla possibilità e sull'attività da svolgere al chiuso, mentre all'aperto c'erano diverse possibilità. Quindi la scelta che ha fatto l'amministrazione è concentrare l'attività all'aperto, dove diciamo era più possibile gestire le situazioni Covid, era più possibile fare degli eventi diciamo con raggruppamenti di persone, e ancora oggi fare una programmazione certa rispetto a rischi di cambio di colore di regioni è una programmazione che stiamo facendo, diciamo, veramente fatta, diciamo, giorno per giorno, perché non possiamo sapere cosa può succedere domani. Quindi, a maggior ragione, evidentemente, si è pensato agli eventi all'esterno. Infatti, abbiamo fatto un programma di serate al castello, uscirà domani, dopodomani, dove andremo sostanzialmente a concentrare lì il grosso delle attività dell'ente, in modo tale da vivere il castello compiutamente, attrarre le persone verso il centro storico per farlo conoscere, e quindi il senso era, abbiamo deciso di concentrare verso il centro le attività che riguardano gli spettacoli. Il programma di agosto e di settembre, incrementato dal Settembre Culturale, che è un evento ormai di risonanza nazionale e internazionale, è riconosciuto in maniera univoca, diciamo, non solo da noi, quindi solo lei, diciamo, ritiene che sia una spesa inutile, solo lei, credo che se accediamo per la città di Agopoli, non ce ne sono altri, ritengono il Settembre Culturale una spesa inutile, e quindi abbiamo lavorato in questi termini per spiegare la scelta di programmazione. Quindi all'aperto, castello, concentriamo le attività, atteso che non potevamo fare una programmazione di chissà quale entità, perché c'è un problema di rischio giornaliero. Veniamo alla questione del castello. Non abbiamo fatto mai attività che nel periodo di luglio ed agosto al castello, perché? Perché è chiaro che d'estate le persone vanno all'aperto a vivere gli eventi, quindi è molto difficile, anche non in periodo Covid, ma c'è in periodo Covid, quindi sicuramente al chiuso è più complicato, ma anche in periodo non Covid le persone non si vanno a chiudere d'estate. Quindi è chiaro che una programmazione ad agosto era improponibile per il teatro. Programmazione che stiamo preparando per settembre, per ottobre, per Natale, certamente, che il Cineteatro tornerà ad aprire i battenti con una programmazione che siamo già avviato a programmare. È chiaro, e le ho detto già, l'abbiamo già spiegato più volte, che alcune scelte di carattere amministrativo, programmativo, si possono fare quando i bilanci sono approvati. Io come faccio a fare una programmazione, diciamo, concreta e nel dettaglio nei numeri di quello che farò a dicembre nel teatro se non ho ancora il bilancio approvato? Cioè, cosa dovrei fare? Investire dei soldi che non so se ho? Quindi è chiaro che l'approvazione del bilancio sarebbe stata discriminante per le vie delle attività anche al castello, al teatro. La consegna delle chiavi c'è stata. Noi cosa abbiamo fatto? Che agiamo sempre allo stesso modo, con grande garbo, senza forzare mai la mano, eccetera. Dopo la consegna delle chiavi, il concessionario ha ritenuto, correttamente, perché nelle sue facoltà, di voler chiedere una proroga di un anno della gestione. Lo sa, se ne abbiamo già discusso, ne abbiamo già parlato, e ha fatto ricorso al TAR. È chiaro? Quando è successo questo, noi con garbo non abbiamo voluto forzare la mano e siamo entrati nel teatro, perché abbiamo detto: verifichiamo prima con gli avvocati competenti, perché se è stata fatta una richiesta e un ricorso al TAR, è chiaro che anche per rispetto dell'interlocutore, che diciamo è il concessionario, che abbiamo avuto sempre ottimi rapporti, abbiamo detto: vabbè, ha fatto questa scelta, cerchiamo di capire quello che è avvenuto. Abbiamo consultato, abbiamo dato in carica un legale, il legale ci sta rapportando su quelle che sono le conseguenze, e ci ha rassicurato con grande serenità, e gli atti di questi giorni che di qui avverranno la settimana prossima ne daranno concretezza, però è chiaro che non le voglio anticipare perché l'avvocato li sta preparando, ci daranno massima serenità sulla possibilità di tranquillamente poter entrare nel cineteatro con le chiavi che sono state date e, diciamo, fare una programmazione di breve, medio e lungo periodo. Quindi tutto tranquillo, tutto bello, posto. Tutto sì. Bello, mo vediamo tutto bello. Allora, cari tutti belli, quindi cineteatro, neanche un evento esterno, perché l'anno scorso, Santo Susso si ricorda, davanti al cineteatro, Piazza Mediterraneo,
stato messo. Ma quella è una scelta che ha fatto questa amministrazione, non un'altra amministrazione. Però, che non si è sentito di ripetere una cosa del genere, atteso la situazione. E perché fai sul tempio culturale, quando su 30.000 euro le strade sono sporche e non abbiamo servizi, il fiume fa schifo. Consigliere Botticcio, che sta dicendo? Perché? Ma se le inventa le cose, lo vedi che se le vuole parlare del castello o delle strade? Lo vedi, argomenta a piacere, butta il camberlaio come al solito e fa confusione. Faccia un argomento, allora, faccia una richiesta interrogazione sulle strade. Perché non ha fatto interrogazione sulle strade? L'hai pubblicata il 22, l'hai pubblicata dopo che ho fatto l'interrogazione. Cosa? Io me le scarico. Cosa? Questa delibera. Quale bella, delibera? Bella, bella. Poi ce n'è pure un'altra. Quale delibera? San Giovanni a Piro, se vogliono assai bene con San Giovanni. È un paese che vanno d'accordo con San Giovanni a Piro. È nata delibera. Ma che c'entra con l'interrogazione del teatro? Vuole parlare del teatro? Vedi? Parli del teatro. Capito? Ti piace? Parli del teatro. Queste qua sono documenti che i cittadini non devi fare cacciare. E faccio un'interrogazione sugli argomenti, non cambi. Il consiglio comunale, non, se non puoi chiudere neanche il bilancio che scadeva oggi, o consiglio comunale ce lo studiamo, 3-4 interrogazioni, che stiamo, facciamo 10-15 interrogazioni. Sì. Ovviamente le delibere me le porto per far vedere alla città di Agropoli come spendete, come distruggete il denaro. Ma sono pubbliche, abbandonando la città. Sono pubbliche. Perché è una città a Linguria, un centro per anziani chiuso, cineteatro chiuso, danno solo ora fa un'associazione, basta che fai un'associazione, una partita IVA, una cusarella, tutta bella, cos'è questo che sta dicendo? Lo sa cosa sta facendo dicendo questa cosa? Fai la partita IVA e poi hai partecipato. Lo sa che sta dicendo? Non mi fai paura, perché io non ho paura. Ma sai perché non ho paura? La scorrettezza di dire queste cose. Perché male non fare, paura non avere. Io non parlo delle società tue. Grazie, consigliere, grazie. Ricordati, non ho paura. Consigliere, grazie. Ottavo punto all'ordine del giorno, interrogazione del consigliere Botticchio all'assessore Mutalipassi sulla nota della Corte dei Conti, controllo sugli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 148 bis del TUEL. Prego, consigliere Botticchio. Allora, io trovandomi per caso al Comune incontrai il revisore dei conti e trovai questa nota di una Corte dei Conti dove parlava di una restituzione, forse era un restante di 9 milioni, che poi, lo ha spiegato prima il sindaco, non è più in 30 anni, forse in 10 anni, poi dice che pigliano i soldi grazie al Covid e se, secondo loro si apparano, ma il comune versa in uno stato disastroso. Io c'ho pure, guardi, c'ho un documento dei revisori firmato da Mutalipassi, perché questi signori qui, Mutalipassi è l'ex revisore dei conti, il sindaco è l'ex assessore alle finanze, loro si cambiano i ruoli, ma sono sempre loro. Qua ci sono, c'è una delibera di Consiglio Comunale dove ci stanno 13 mutui che il 2014 vanno a rinegoziare, cioè loro già erano pieni di debiti. Questa qua, questo è un documento che poi chiederò l'intervento del dottor Fortunato sia sulla nota della Corte dei Conti e sullo stato di salute delle casse del Comune di Agropoli. Io ho questo documento qua, dov'è? Di Mutalipassi quando era revisore 2014, rinegoziati 13 mutui, quindi questa è la città dei debiti. Allora io chiedo l'intervento del dottor Fortunato gentilmente, perché sono soldi della città. Prego, di Agropoli, non sono nostri, quindi noi qua siamo solo per dare una mano alla città, che è una città, voglio dire, abbastanza in perdita. Se mi fa un po' luce, un po' chiarezza sullo stato del bilancio, ma su quella nota dei Corti dei Conti. Ma sei accomodato a fianco a te. No, ci sta il microfono. Guardi, consigliere Botticchio, volevo dirle una cosa. Prima, in riferimento ai mutui, sono mutui che sono stati rinegoziati perché i tassi di interesse erano molto elevati. E su proposta dell'assessore Mutalipassi e con il nostro intervento abbiamo consigliato di rinegoziare questi mutui, perché a nostro parere ed anche a parere dell'assessore ci sarà un risparmio enorme sugli interessi passivi che il Comune dovrà corrispondere. Penso che sia una cosa ben fatta da parte dell'amministrazione. Sì, ma pagavano gli interessi qualcuno anche al 6%, se lei vede sono state rinegoziate all'1,80, 1,90, Roberto. Pagava 308.000 euro ogni
rata semestrale e poi con la rinegoziazione si va a 2,31. E quindi c'è un stato, ovviamente, enorme per lei. Sì, c'è un risparmio, però tutti questi mutui, no, perché questi si facevano belli, no? Ma questi mutui io non glielo posso dire perché non ero presente allora, io sono revisore della 2018. Però noi non abbiamo un centesimo, ti capisci? Lei parla del 2014, quindi. Pieni di debiti. Cioè, questo io dico la verità, sono carte, non è che io... Sono investimenti, non sono debiti. No, 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 sono investimenti. Sono investimenti. E la città non ha il niente. Il palazzetto è un investimento, il cineteatro è un investimento. Pure sono investimenti, non sono debiti. Pure Peppino Impastato, faccia l'anima di Peppino Impastato, meritava il nome e l'avvicino, quella tendostruttura. Al di là che i soldi, c'è stato un finanziamento, ma meritava quella fine. Che fine hanno fatto le strutture? Sono soldi buttati. Il Lido Azzurro, avete il discorso del Lido Azzurro qual è? Perché c'era bisogno di fare quel mostro a mare per rovinare quello che avete rovinato, la baia del Lido Azzurro? Perché non dite i debiti e i danni? Abbiamo danni e debiti, questo fate. Comunque, dottor Fortunato, io volevo sapere da lei, visto che lei è un responsabile, voglio dire, mandato dalla prefettura dei nostri conti, sì. Quindi io mi fido di lei, mi fido e la stimo, a lei e ai suoi colleghi, che ho avuto modo di ascoltare il suo collega qua. A oggi noi non abbiamo chiuso il bilancio. Gliel'ha detto il sindaco prima, scadeva il 31 e quindi non si farà in tempo ad approvare non il bilancio. Non si farà, quindi ci sarà la diffida del prefetto, credo. Questo io non glielo so dire, non è una cosa che compete a noi revisori. Quindi le nostre casse stanno, se no, penso che oggi... Ma hanno un difetto, hanno solamente carenza di liquidità, e gliel'ha spiegata, penso, pure il sindaco prima. C'è una carenza di liquidità. C'è una carenza di liquidità. Sì, anche perché l'ente riesce ad incassare difficilmente il dovuto dai cittadini. Eh sì, mo si affidano a gamma tributi, hanno perso che l'autovelox a 50, avevamo, penso, l'autovelox a 80, l'hanno distrutto quando a me piaceva, mette a 50 per maggiorare gli incassi e oggi... Guardi, lasciamo stare l'autovelox che a noi non compete, ma c'è una grossa evasione in questo comune, soprattutto dei tributi, della Tarsu e dell'Imu soprattutto, che il comune ha difficoltà di incassare, quindi secondo il nostro parere hanno fatto bene a rivolgersi alla società di recupero crediti. Beh, io ho visto anche, c'ho un atto dell'Unione dei Comuni, addirittura c'è una cessione del credito, anche se minimo, di 120.000 euro. E c'è stato un risparmio, guarda. Sì, però voglio dire, cioè, è proprio un comune che sta... Hanno carenza di liquidità, ma strutturalmente non è che deficitario. Quindi sta bene, io volevo sapere... Io non le sto dicendo che sta bene, le sto dicendo che hanno carenza di liquidità. Quindi il parere vostro contrario il 31 dicembre, avete dato un parere contrario, si ricorda il 31 dicembre al bilancio? Ma era un argomento diverso, non parliamo Invece questo argomento qua sta più in Non abbiamo ancora espresso parere, non siamo in grado, se non ci sottopongono i documenti non ci terremo in contatto nei prossimi giorni, con lei e con i suoi colleghi. Grazie consigliere, grazie dottore. Nono punto all'ordine del giorno, approvazione dei verbali delle sedute. Prego, assessore Mutalipassi deve fare una comunicazione. Sì. Grazie presidente, e buonasera a tutti. Sì, devo comunicare a questo consiglio che in data 22 luglio 2021, con delibera di giunta comunale, è stato fatto un ulteriore prelievo dal fondo di riserva per rimpinguare il capitolo relativo al contenzioso, in quanto lo stesso era insufficiente ed è stato necessario rimpinguare lo stesso per far sì che dare a modo all'ufficio di potersi costituire e difendere i diritti dei cittadini in cause nei quali lo vedevano diciamo come parte offesa. Approfitto per comunicare che a ulteriore integrazione di quello che prima aveva detto il sindaco sulla possibilità che l'ente possa migliorare a breve la situazione di liquidità e che in data 17 giugno su proposta di questo assessorato è stato richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti un'anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 73 2021 appunto, che dà la possibilità all'ente di avere fondi di liquidità in modo che di poter pagare i debiti commerciali maturati a tutto il 31 dicembre 2020. Qualche giorno fa dalla Cassa Depositi e Prestiti ci è arrivato il parere di accoglimento, quindi
comunico a questa, ai cittadini, che a breve appena gli uffici finanziari avranno predisposto tutti i documenti, manderemo alla Cassa Depositi e Prestiti dei documenti affinché si possa, la stessa possa procedere all'effettiva erogazione. La legge poi ci impone che entro 30 giorni dell'erogazione possiamo procedere al pagamento delle imprese che sono creditrici dei comuni, comune, e parliamo di un importo di circa 1.538.000 euro, quindi una notizia diciamo positiva per queste imprese, in modo che l'ente, proprio perché si fa carico e sa delle difficoltà, soprattutto di questi periodi che le imprese affrontano, di avere a disposizione questa liquidità. Grazie Presidente. Grazie Assessore. Nono punto all'ordine del giorno. Approvazione dei verbali delle sedute del 3 giugno 2021 e del 25 giugno 2021. Allora, distinguiamo le due sedute. Chi è favorevole alla seduta del 3 giugno 2021? Siamo tutti favorevoli, giusto? No, astenuto Verrone, Botticchio, 3 giugno e Botticchio. Botticchio, astenuto. Contrari nessuno. Sindaco, noi siamo sulla seduta del 3 giugno, la prego di essere presente. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi si astiene? Verrone, Botticchio, contrario nessuno. Se Verrone si è astenuto prima. Sì, sì. Mentre per la seduta del 25 giugno 2021, chi è favorevole? Chi si astiene? Ok, Framontino. Pesca, stiamo votando la seduta del 25 giugno, l'approvazione del verbale. È favorevole? Chi si astiene? Botticchio, contrario nessuno. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi si astiene? Botticchio, contrario nessuno. Il Consiglio approva. Decimo punto all'ordine del giorno, presa d'atto del PEF rifiuti anno 2021 predisposta ai sensi della deliberazione dell'autorità, relaziona l'assessore Mutalipassi. Prego, assessore. Allora questo è un argomento importante in via, in virtù di quello che dicevamo prima del fatto dell'approvazione del bilancio di previsione 2021, perché questo è un elemento e un argomento propedeutico essenziale, ed è anche importantissimo perché parliamo di un tributo che equivale a circa 5 milioni di euro, quindi equivale a oltre un quinto di quello che è il bilancio dell'ente. Ricordo a questo Consiglio che già dall'anno scorso la IRPEF non viene più approvato direttamente dal Consiglio Comunale, ma viene il Consiglio Comunale è tenuto a prendere atto del PEF approvato dall'ente d'ambito, in questo caso l'ente d'ambito della provincia di Salerno. Questo perché dal 2019 è cambiata la normativa e ha fatto sì che appunto questi enti provvedessero all'approvazione, alla predisposizione e alla validazione del PEF. Il PEF, questo argomento, anche questo diciamo, argomento è stato oggetto di proroga per l'approvazione, così come i due argomenti del bilancio e del rendiconto 2021, e anche per questo il decreto legge sostegni bis aveva previsto la proroga del termine di approvazione al 31 luglio. Questo perché? Perché faccio presente a questo Consiglio che solo in data 25 giugno l'ente d'abito ha trasmesso a questo ente il PEF correttamente validato. Dopodiché gli uffici si sono messi al lavoro per predisporre conseguenzialmente il regolamento che saranno poi oggetto dell'altro punto all'ordine del giorno e delle tariffe. Rispetto al PEF 2020, questo del 2021 presenta un incremento del costo del servizio di circa il 4% rispetto a quello del 2021 e arriviamo complessivamente a una cifra di 4.970.551. In base alla legge 147 del 2013
l'ente è tenuto, è obbligato a coprire interamente il costo di questo servizio con la bollettazione. Quindi le bollette saranno, quindi le tariffe e quindi le successive bollette sono state riparametrate per far sì che si rispettasse il principio di copertura integrale del costo di questo servizio e quindi ammontasse complessivamente all'importo di 4.970.551. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi in merito? Prego, consigliere Abbate. Assessore, mi vuole spiegare, perché veramente io non sono riuscito a capirlo. Innanzitutto premetto che tutto ciò che viene fatto dall'ente d'ambito di Salerno, così come tutti gli enti d'ambito, secondo me resta un poco oscura la cosa, e non è colpa del Comune questo chiaramente, ma di una normativa intervenuta ex novo che a mio modo di vedere è molto labile. Però me lo spieghi lei, perché vorrei cercare di comprenderlo. Perché l'anno scorso, il 2020, noi avevamo 4.797.829 riconosciuto dall'ente d'ambito, quest'anno invece per il 2021 abbiamo 4.970.551, cioè abbiamo una differenza di 172.722 euro in più. Vorrei capire il perché di questa valutazione da parte dell'ente d'ambito, che poi da noi deve essere, diciamo, accettato, presa d'atto, come ha detto lei. Vorrei prima capire questo per poi farle un'altra domanda. Come ho detto prima, il PEF rappresenta appunto la parte, diciamo, riassuntiva del quello che è il costo del servizio, e la redazione dello stesso, detto appunto, è di competenza da parte dell'ente d'ambito. Posso presumere che questo incremento di circa il 4% sia dovuto esclusivamente all'aumento dei costi, e non ho precisato prima, comunque già anche quest'anno l'ente riesce a rispettare quelli che sono i cosiddetti costi standard diramati a livello nazionale, cioè l'ente si mantiene comunque al di sotto dei costi standard, quindi si dimostra una efficienza nell'erogazione del servizio. No, assessore, io non sto contestando, forse evidentemente lei la prende sempre come contestazione la mia veramente è una domanda, diciamo, per captare. No, aspetti, me la faccia formulare meglio. Cioè, sarebbe importante che noi come Comune di Agropoli capissimo perché l'ente d'ambito ha portato questa maggiorazione di 172.000 euro. A parte i fattori B, i famosi fattori che poi tutti quanti dovranno essere esaminati uno per uno, ma Agropoli era migliorata sia nella percentuale della raccolta differenziata e sia in un altro valore che adesso non ricordo a memoria, ma che possiamo leggere perché ci stanno tutti e due i paragoni, 2020-2021. Era rimasta stabile, ed è colpevole per questo, evidentemente, nel fattore B. Cioè nel fattore B praticamente è rimasta stabile perché evidentemente i contributi con AI e roba varia hanno seguito un certo percorso. Però dico io, perché noi come Comune... Cioè, non vorrei fare la fine, assessore, sa perché di questa domanda? Perché adesso se n'è andato il revisore. Io non vorrei fare la fine praticamente che ci può far fare la sovrintendenza o qualche altra autorità che vuole solo e soltanto praticamente comprendere e dettare imposizione. Vorrei cercare di capire perché dall'ente d'ambito arriva una valutazione di 172.000. Cioè, assessore, se non è in grado di potermelo spiegare stasera, non è la fine del mondo. Quello che conta è che cerchiamo di capirlo insieme, perché sta andando a fare queste cose. Cerco di spiegarle. Il beneficio, le ricordo che il servizio non è gestito direttamente dall'ente, ma è affidato a una società esterna con un contratto chiuso. Quindi l'ente per 5 anni comunque ha lo stesso costo rispetto a questa azienda, indipendentemente dal miglioramento della capacità di raccolta differenziata, indipendentemente dai contributi CONAI, quindi questi, se noi in questo quinquennio miglioreremo ulteriormente la raccolta differenziata, riusciremo a ottenere più contributi, al termine del quinquennio, quando andremo a fare una nuova eventualmente bando di gara per l'affidamento del servizio, riusciremo ad ottenere un ulteriore risparmio. Quindi rispetto a questi punti qua le posso precisare che noi per questo, in base a questo dato, non abbiamo un risparmio. I 170.000 euro, che le ripeto rappresentano il 4%, lei immagina che dei costi sono aumentati, e poi le rappresento che l'ente d'ambito tra i costi immette
anche una quota del fondo crediti di dubbia esigibilità. In poche parole, si aggrava il costo del servizio anche per quelle persone che non pagano in regola, regolarmente il servizio stesso, quindi le bollette. Questo volevo capire, assessore. Grazie. Grazie a lei. Prego, consigliere Pesca. No, io si parla, quindi noi dobbiamo sempre accettare passivamente quello che ci viene imposto dal MEF, perché praticamente è per legge, eccetera. Però io credo che noi dobbiamo comunque far valere le nostre ragioni, perché se Acropoli ha fatto una raccolta differenziata che mi pare che è fuori del 63%, è giusto praticamente che per quanto riguarda i costi, non quelli fissi ma quelli variabili, potremmo avere un discorso di pagare meno somme, proprio perché siamo più virtuosi degli altri. E poi un'altra cosa, noi paghiamo queste somme, io non riesco a capire il meccanismo, cioè noi tassiamo i cittadini per poi pagare a questa società esterna. È possibile risolvere in modo diverso il discorso dei rifiuti per quanto riguarda i costi dello smaltimento? Questo è quello che volevo fare come domanda e come richiesta. E poi il nostro contratto, che è stato fatto per 5 anni, è possibile che non possa essere revisionato successivamente anche in base a quello che sono state il fatto virtuoso del Comune di Acropoli? Grazie. Questa è una valutazione che l'ente poi farà al momento in cui terminerà il contratto del servizio, valuterà se appunto procedere con un ulteriore affidamento all'esterno, se eventualmente procedere direttamente. Come le ripeto, il contratto è chiuso e per la stessa durata ha lo stesso corrispettivo. La valutazione, se poi effettivamente sarà più conveniente alla scuola dello stesso rientrare il servizio all'interno del comune, la faremo al momento opportuno. Posso aggiungere, lei correttamente, consigliere Pesca, ha fatto un'osservazione che nella sua realisticità dovrebbe essere la soluzione del problema, cioè dice tu hai fatto la raccolta differenziata abbastanza bene tutto sommato e poi pagato ancora tanto, perché l'assurdo di questo meccanismo è che la legge ci impone a fare la raccolta differenziata, ma le posso garantire che se noi facessimo la raccolta non differenziata probabilmente i costi di smaltimento scenderebbero, perché l'assurdo del meccanismo qual è? Che ormai la raccolta differenziata determina dei prodotti che sul mercato non hanno più una remunerazione sufficiente a tornare agli enti qualcosa indietro. Cioè, se io porto, che ne so, la plastica a smaltire, ormai non è che la plastica me la pagano, non me la pagano più. Se io porto, come dire, l'umido diviso dal resto del materiale, l'umido di per sé costa di più del materiale indifferenziato, lo smaltimento. Quindi il meccanismo è contorto in questo senso che ci viene imposto di fare la raccolta differenziata. Ma questa raccolta differenziata dovrebbe produrre dei costi di smaltimento inferiori, e invece i costi di smaltimento della raccolta differenziata sono più alti se io non applicassi il semplice cassonetto come si faceva una volta. Cioè, questo è l'assurdo un po' della normativa, che riguarda però naturalmente tutta la nostra il globo, tutta la nazione, nel senso che il problema è proprio questo, cioè il costo dell'umido è il doppio dell'indifferenziato, quindi converrebbe quasi fare risparmiare i costi della differenziata e probabilmente a saldo avremmo un costo più basso. Quindi è chiaro che il concetto che lei esprime è anche il nostro, dice ma com'è possibile? Abbiamo migliorato le differenziate eppure paghiamo sempre tanto, è così. Un'ultima osservazione, in realtà il contratto chiuso che pensammo qualche anno fa ha funzionato, perché? Perché il contratto chiuso imponeva, diciamo, alla società che ha fatto lo smaltimento un prezzo standard. Negli anni precedenti i costi di smaltimento sono aumentati, quindi se avessimo avuto un contratto diverso, non un contratto chiuso come abbiamo avuto, sarebbero aumentati i costi, invece la società ha dovuto, legato al contratto, smaltire a prezzi più elevati nonostante che ci fosse un costo maggiore. Quindi tutto sommato quel contratto è stato conveniente per l'ente. È chiaro che poi c'è stato anche un effetto in contrario, cioè col Covid si è abbassata un po' la produzione nei ristoranti, quindi lì ha avuto un sollievo, ma se noi andiamo a mettere sulla bilancia tutti gli anni di gestione, il fatto che abbiamo avuto il contratto chiuso ci ha consentito tra virgolette una sorta di risparmio che non avremmo avuto se avessimo avuto un contratto aperto. Ora, io ho avuto un incontro giusto questo, assessore, scusami dell'intervento, giusto per ragionare il consiglio. L'ente d'ambito
ha deciso di in qualche modo ripartire la provincia in diversi ambiti, diciamo, intermedi. Noi abbiamo partecipato a un ente che si chiama Alto Cilento Asile, dove partecipano con noi il comune di Capaccio, il comune di Eboli e tutta una serie di altri comuni più piccoli. Superiamo ben oltre la soglia dei 120.000 abitanti, che è quella minima per costruire l'ambito, e quindi dobbiamo lavorare, insomma, insieme a questi enti per costruire un percorso. Solo che l'ente d'ambito in questa fase sta intervenendo, diciamo, in che modo? Dicendo che le impiantistiche li realizzerebbe direttamente lei. Quindi ora dobbiamo capire cosa succederà, perché la preoccupazione che abbiamo, alla fine, che stiamo avendo, è che noi abbiamo cercato di metterci insieme con i comuni e non far intervenire l'ente d'ambito, perché abbiamo preoccupazione di una tariffa elevata. Cioè, quando la gestione si fa per macro aree, tendenzialmente i comuni più piccoli, quelli un poco più virtuosi, hanno un incremento della tariffa. Quindi noi stiamo lavorando con l'ente d'ambito proprio per cercare che non avvenga questo meccanismo. Ecco perché siamo in una fase un po' di battaglia, cercando di trovare una soluzione che in qualche modo permetta, diciamo, al comune di mantenere le tariffe più o meno in maniera. Questo però si determinerà sulla base della capacità della regione di mettere in campo gli impianti. Perché se riusciamo a fare un'impiantistica distribuita bene sul territorio, quindi che diminuisce le distanze, è funzionale e funzionante, probabilmente, altrimenti rischiamo, mettendoci insieme agli altri comuni come la legge impone, di fare macro aree importanti con il rischio dell'aumento delle tariffe. Quindi questa è una partita, insomma, molto aperta ancora che abbiamo, e stiamo cercando di battagliare proprio per difendere i comuni. Vi garantisco che questa battaglia già è cominciata, ma proseguirà nel tempo. È chiaro che anche lo stesso fatto, come vedi, consigliere Pesca, che dobbiamo chiedere il parere all'ente d'ambito per approvare la tariffa, già c'è sta, come vedi, un accentramento dei poteri con uno svuotamento della nostra capacità di fare scelte di autogestione. Quindi, diciamo, si va verso questa scelta di gestione che noi, diciamo, tendenzialmente abbiamo cercato di controbattere. Se riusciremo con gli altri comuni a trovare un'intesa seria, può darsi che tutti insieme riusciamo, altrimenti rischiamo veramente di farci, come dire, trascinare un meccanismo che un pochettino, la verità, mi preoccupa. Questo lo volevo, diciamo, dire al Consiglio proprio per aggiornarlo sulle ultime novità. No, chiedo scusa. Approfittando di quello che diceva il Sindaco, l'Unione dei Comuni Cilentani in questa materia potrebbe intervenire come ambito. L'Unione già fa parte tutta quanta di quest'ambito, che noi dovremmo arrivare ai 120.000 abitanti. Quindi solo l'Unione non ce la faceva ad essere autosufficiente. Quanti abitanti ci sei? Dobbiamo arrivare più di 120.000 abitanti. Poi se sono moltissimi comuni si può abbassare un po' questo quoziente. Noi abbiamo fatto questa scelta perché Eboli aveva già l'impianto di smaltimento dell'umido, quindi avevamo già un impianto sul territorio, ecco perché abbiamo immaginato di fare un ragionamento. Ora, questa è una partita, ripeto, ancora aperta, ne dobbiamo ragionare. Vi aggiornerò su questo. Ma è chiaro che è una partita molto complicata. Noi l'obiettivo, come dire, è cercare di mantenere le tariffe al livello che abbiamo. Questo è l'obiettivo che abbiamo per il futuro. Grazie. Prego, consigliere Abbate. Sindaco, quando lei era assente, io avevo fatto proprio questa osservazione che ha fatto lei adesso e avevo chiesto una risposta all'assessore. L'assessore me l'ha data, giustamente, però non sono rimasto soddisfatto. Da questo ulteriore suo intervento praticamente rimango ancora meno soddisfatto, non per la risposta che mi state dando qua ad Agropoli, ma per la mancata azione che voi comuni, compreso ovviamente Agropoli, non state portando avanti, a mio modo di vedere, con decisione nei confronti dell'ente d'ambito. Perché effettivamente, Sindaco, è vero tutto quello che ho detto. Cioè, noi abbiamo riconosciuto un coefficiente che da 0,18 dell'anno del 2018 siamo passati praticamente a 0,24 del 2020, e l'altro coefficiente che loro non avevano mai preso in considerazione perché non avevano fatto l'inchiesta è rimasto 0,01 a priori, senza nessuna scelta, cioè tanto era e tanto è. A parte quello B che potevamo migliorare ma non l'abbiamo migliorato, ma loro tengono conto di questa raccolta differenziata con questi due fattori che adesso le ho citati e che sono migliorati per noi. Però nonostante ciò la tariffa è aumentata e si verifica quello che ha detto lei. Allora perciò io sto insistendo, difatti non approverò questo PEF per questi motivi. Cioè l'ente d'ambito deve essere giustamente richiamato alla realtà, deve saper fare i suoi calcoli, perché a mio modo di vedere, e io non sono nessuno,
e non lo vorrò mai avere questa capacità di esserlo per spiegarlo. Ma voi politici dovete ribellare, perché non possiamo avere giustamente una contraddizione in termini, cioè quelle che noi miglioriamo praticamente le percentuali di raccolta, miglioriamo i coefficienti, miglioriamo addirittura lo Sharon, addirittura non hanno migliorato là perché non hanno voluto loro poterlo migliorare, perché la raccolta differenziata era migliorata, quindi il meccanismo doveva consentire che venisse migliorato pure il coefficiente Sharon, cioè meno utile per l'esercizio, per l'esercente, e più riduzione per i cittadini. Quand'è che vi ribellate? Io mi sarei già ribellato. Il concetto che dobbiamo fare massa critica, nel senso che va spinto tutti gli amministratori a fare questa scelta. Io l'ho fatto già presente nelle riunioni che abbiamo avuto, credo di aver raccolto comunque questa condizione che fa lei un po' dagli amministratori, in modo che ci vuole solo la forza di, diciamo, mettersi insieme per fare una battaglia in questi termini. Io credo che, come abbiamo sempre fatto, prima dobbiamo lavorare, come dire, per le vie normali, cioè facendo capire all'ente nautico che alcune scelte devono venire in capo agli enti che conoscono meglio il proprio territorio e che quindi sanno come gestire alcuni equilibri, perché centralizzare troppo le scelte si fanno sulla base magari dei centri più grandi, non tenendo diciamo conto delle necessità dei piccoli. Però su questa ci siamo, su questo ragionamento, e lavoreremo in questi termini, ma vi aggiornerò, diciamo, appena sarà possibile, ci saranno degli... Grazie degli sindaco, evoluzioni. Passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alla proposta? Come? Io non devo intervenire. Volete perdere? Vabbè, io voto contro, in ogni modo voto contro, anche perché vedendo gli atti dell'Unione dei Comuni, no? Perché poi Agropoli, città di mare che entra nell'Unione dei Comuni, Alto Giletto, cioè già una contraddizione, no? Poi, leggendo tutti questi verbali, addirittura noi paghiamo delle rate, è stata fatta una transazione, non so se si poteva fare, oggetto approvazione, transazione tra Banca Pharma Factoring e Unione dei Comuni. Quindi io vi voto contro, caro Mutalipà, poi te le lascio, queste qua, gli atti, te le lascio, perché mi darai chiarimenti come assessore al bilancio. Quindi comunque vi voto contro, hai capito? Perché ci sono parecchi schemi che non vanno, come al solito, no? Vabbè, ma non ci sono soldi. Lei ha citato una transazione dell'Unione dei Comuni. Sì, perché... È un ente a parte rispetto al Comune di Roma. Sì, vabbè, ma perché noi non paghiamo la TARI attraverso la commissione appaltante, non è l'Unione dei Comuni, per la TARI, o no? Non la fa l'Unione dei Comuni, la SARI, mi chiede Agis, noi tramite l'Unione dei Comuni, o sbaglio? Perché non lo volete dire? Noi siamo nell'Unione dei Comuni. Pigliate no, lei sì, non deve, no, e lei non è interrogato. Ha detto tutti non chi sono interrogato. No, ha detto tutti chi ricorda. Non sono interrogato. Peccato che ha letto solo una parte dei codici penali, i potevi leggere tutti. Allora, caro Mutalipassi, poi glieli lascio agli atti questi qua, va bene? Grazie. Quindi voto, il mio voto è contrario. Per cortesia. Grazie, passiamo alla votazione. No, sulla dichiarazione di voto vorrei fare. Visto che il Comune si è impegnato a rivedere le tariffe anche col PESP, eccetera, e quindi che c'è stata questa presa di posizione anche relativamente alla raccolta differenziata del Comune di Agropoli, io ero partito con un voto contrario, ma in questo caso, proprio per l'impegno fatto da parte del sindaco e dell'assessore di rivedere le tariffe, manifesto la mia astensione dal voto. Grazie. Grazie. Confermo quanto ha detto adesso per la mia dichiarazione di voto, come ho riferito al consigliere Pesca. Ok, passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta? Chi si astiene, Abate Pesca. Chi è contrario, Butticchio. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi si astiene, Abate Pesca. Chi è contrario, Butticchio. Il Consiglio approva. Undicesimo punto all'ordine del giorno, nuovo regolamento sulla tassa dei rifiuti TARI. Relazione all'assessore Mutalipassi. Sì, è stato... Siamo stati, tra virgolette, costretti a presentare un nuovo regolamento TARI perché, per i motivi che vi dirò appresso, però nello stesso tempo posso dire che è stata anche l'occasione per rivedere, alcuni punti del regolamento stesso che, a parere sottoscritto, sono migliorativi rispetto a quello precedente, e di questo ringrazio gli uffici che hanno lavorato lacrimente per la predisposizione assieme al sottoscritto di questo regolamento. La prima novità riguarda che abbiamo dovuto prendere atto che, a seguito del decreto legislativo 116-2020 che è stato emanato a seguito del recepimento di una direttiva CE,
Dal 2021 ci sta una diversa classificazione dei rifiuti. Adesso i rifiuti vengono classificati in due categorie, in rifiuti urbani e in rifiuti speciali. Questi ultimi a loro volta poi vengono classificati a seconda della loro pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Tra i rifiuti urbani elenco qualcheduno, ci sta, diciamo, a parte i rifiuti domestici, i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade, i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, i rifiuti delle aree cimiteriali, eccetera, eccetera, eccetera. Un'altra grossa novità è che adesso la norma dà la possibilità alle utenze non domestiche di potersi staccare dall'usufruire del servizio pubblico di raccolta, di provvedere in proprio a questa operazione, quindi alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti da loro prodotti. La norma ha imposto però, giustamente, perché sennò i comuni non avrebbero potuto poi predisporre i successivi piani finanziari, non avrebbero poi potuto predisporre le successive tariffe, perché, come ripeto prima, essendo che gli enti sono costretti comunque a coprire con le bollette azioni il 100% del costo, voi capirete bene che a parità di costo, qualora il numero di utenti diminuisca, il restante costo deve essere gravato sugli utenti rimasti. Quindi la legge ha previsto che per queste utenze che volessero staccarsi dal servizio di raccolta dal 1 gennaio 2022, ha dato la possibilità di fare delle domande entro la data del 31 maggio 2021. A regime, per i prossimi anni, la data di scadenza delle domande è entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento. Queste utenze poi saranno obbligate a servirsi poi in proprio, in base a come recita la norma, per fare questo servizio per almeno 5 anni. Ricordo che abbiamo rimasto la possibilità per i produttori di rifiuti speciali di esentare quelle aree dove vengono prodotti dei rifiuti speciali per i quali viene dimostrato il contratto di smaltimento e con allegate le perimetrie, quindi gli studi medici, i laboratori artigianali che producono rifiuti speciali e che provvedono già per obbligo di legge, ormai già da diversi anni, a un diverso smaltimento, è rimasta l'esenzione per i locali destinati a questa produzione. Come dicevo prima, abbiamo approfittato di questa occasione per rivedere alcuni punti previsti dai precedenti regolamenti. Ad esempio, abbiamo pensato di rimodulare la classificazione per quanto riguarda le cosiddette utenze domestiche, sia dei cittadini non residenti, ma per le utenze domestiche per i cittadini residenti nella comune di Acropoli, ma per loro considerate seconde case o terze case e così via. La precedente versione del regolamento prevedeva una classificazione in tre categorie in base alle quali veniva in via presuntiva calcolato il numero di persone che usufruivano, che abitavano in queste abitazioni. Le categorie prima erano da fino a 50 metri quadrati, da 51 a 100 metri quadrati e superiore a 100 metri quadrati. Nella prima categoria il comune presumeva la presenza di due unità, nella seconda categoria presumeva la presenza di tre unità e nella terza categoria la presenza di quattro unità. La classificazione che noi vogliamo dare adesso dal 2021 è la seguente: abbiamo riclassificato in 5 superfici fino a 40 metri quadrati, da 41 a 70 metri quadrati, questo è l'articolo 10 del regolamento, da 71 a 100 metri quadrati, da 101 a 140 metri quadrati e oltre i 141 metri quadrati. Quindi nella prima categoria si presuppone la presenza di un soggetto, nella seconda categoria di due soggetti e così via fino a 5 e oltre. Ripeto, questo qua vale sia per i cittadini non residenti ad Acropoli ma che hanno la proprietà di un immobile sito nel territorio, ma anche per i cittadini residenti ad Acropoli per le cosiddette seconde abitazioni e così via. Un altro aggiornamento che abbiamo voluto portare
riguarda le utenze cosiddette stagionali, ossia quelle che diciamo hanno la durata di occupazione degli spazi e delle aree soggette a tributo per una durata inferiore a 180 giorni nell'anno solare. Ricordo a questo Consiglio che il precedente regolamento prevedeva per queste utenze una riduzione sulla base annua di una riduzione appunto del 15%, è intenzione di questa amministrazione incrementare questa riduzione e portarla al 45%. Queste sono le grosse novità, è prevista la tariffa giornaliera, eccetera, eccetera, per il resto è quasi analogo alla versione precedente, pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Prego, consigliere Pesca. Come ci siamo detti già all'Assemblea del Capogruppo, c'è questa problematica. Se ognuno sceglie un ente diverso da dove potesse per farlo per smaltire, possiamo avere nuovamente la grande difficoltà che Agropoli sarà piena di immondizia, perché magari se quella società scelta non fa bene il servizio, noi possiamo trovare per strada tutte quelle che sono i rifiuti. In che modo si può evitare questo? Nel senso che il comune può farsi carico direttamente, eventualmente, di avere come settore privilegiato una ditta rispetto agli altri, anche quindi sponsorizzandola verso i cittadini. Se questo è possibile, oppure imporre, però con regolamento, che vengano fatta sempre la raccolta quotidiana di mattina, con naturalmente imponendo agli stessi che laddove ciò non avvenga viene automaticamente multata e quindi anche la revoca di quello che ha come concessione. Sì, ho omesso di dire prima due cose, che come dicevo prima per l'anno 2022 le utenze che potevano rientrare in questa esenzione dovevano presentare domanda entro il 31 maggio. Entro la data del 31 maggio le richieste presentate all'ufficio tributi sono state 7, quindi permanendo questo numero, e l'ufficio tributi mi ha anche riferito che sta provvedendo a fare delle rettifiche perché alcune di queste non rispetterebbero i requisiti previsti dalla norma. Diciamo, se il numero dovrebbero rimanere su questa base, penso che anche per l'ente e per la società che gestisce il rifiuto sarà possibile e facile fare dei controlli. Un'altra precisazione che mi ha fatto ricordare, che prima avevo messo, è che voglio ricordare che queste utenze non è che saranno esentate completamente dal pagamento della Tari, ma saranno esentate esclusivamente della parte variabile della stessa, quindi la parte fissa comunque saranno costrette a farlo, quindi per loro dovranno fare un calcolo di convenienza, quella di incidenza del costo, come diciamo un costo di gestione per una scelta amministrativa gestionata da parte di queste categorie, se sarà per loro conveniente o meno usufruire di questa opportunità. Chiedevo sempre quell'altra cosa, se ci sono delle sanzioni poi da eventualmente dare se non rispettano poi i parametri che il comune potrà imporre nella raccolta. Cioè io dico, laddove ci sono degli utenti che scelgono in modo diverso, però la raccolta non viene fatta, noi dovremmo prevedere delle sanzioni nei confronti di queste ditte che non lo fanno poi. Consigliere, giustamente quelle sono sanzioni di carattere amministrativo o di polizia. Noi in questo regolamento prevediamo le sanzioni per coloro che non facendo le denunce in tempo per fare in modo che l'ufficio tributi possa emettere il ruolo, ma non abbiamo previsto sanzioni specifiche per la diciamo cattiva gestione o il cattivo conferimento, perché quello è una sanzione di carattere di polizia municipale. Però potrebbe essere inserita la norma all'interno del regolamento in cui si possa dire questo, praticamente di sollecitare le forze dell'ordine, chi è preposto al controllo, affinché venga fatta la raccolta così nei modi e nei termini anche indicati dal parte. Nel regolamento di polizia urbana è prevista una sanzione per l'abbandono dei rifiuti. Però noi potremmo demandare anche come clausola regolamentare alla polizia municipale questa cosa, credo. Certo. Ok. L'ultima cosa poi dopo che... Per quanto riguardava le superfici, ma è vincolante che da 40 metri quadri c'è una sola persona, come tutte le categorie che il l'assessore ha riferito, oppure l'utente ha la possibilità concreta di poter dimostrare il contrario rispetto a quello che è l'atto regolamentare? Allora,
La TADI è stata introdotta, come dicevo, dalla legge 147 del 2013 e fa parte, appunto, è una delle componenti della famosa IUC, imposta unica comunale. Il criterio di determinazione delle tariffe è riferito a un vecchio decreto del 1999, il 158, il quale, diciamo, dobbiamo dirla tutta, la Comunità Europea spinge affinché si applichi sempre di più il principio di chi inquina paga, di chi più inquina più paga. Però questo sarebbe poi la cosiddetta tariffa, dovremmo arrivare all'introduzione della cosiddetta tariffa corrispettiva, che obbligherebbe l'inserimento di diversi tipi di misurazione per ogni utenza, la misurazione del rifiuto effettivamente prodotto e conferito, e quindi immaginiamo che cosa possa succedere. Quindi diciamo così, il Comune di Acropoli, così come buona parte dei comuni italiani, oltre il 90%, ha applicato il cosiddetto metodo tariffario normalizzato, cioè si fa effettivamente sulla quantità di rifiuti prodotti sul territorio rapportato alle superfici, diciamo, tassabili del territorio stesso, e rapportato poi al numero delle persone in caso di utenze domestiche che fanno componenti del nucleo familiare. Ci sono dei coefficienti matematici che il decreto legislativo del 1999 prevedeva. Per questo la difficoltà, ma questo la previsione, ma ha dato dei criteri, anche questo decreto ha dato dei criteri proprio per quelle utenze dove non è possibile dimostrare con effettività quante persone occupino quella utenza domestica, e quindi ha dato la possibilità agli enti di poter, muovendosi comunque entro certi parametri obbligatori, di poter individuare delle diverse categorie, così come questo comune ha deciso di adottare. Grazie, signore, voglio aggiungere un altro intervento. Sì, allora, se io ho una casa e sono un residente a Acropoli e nel mio nucleo familiare sono due persone, poi ospito a mamma e papà che abitano a Torino, però vengono a stare qua 6 mesi. Come faccio a sapere che diventano 4? Cioè, il problema è che bisogna trovare un criterio quanto più equo possibile, e se è arrivato questo. È chiaro che finché non si arriverà alla consegna del sacchetto, lo peso e paghi, non avremo mai la precisione perfetta al 100%, perché può succedere anche questo, no? Quindi è chiaro che i criteri che abbiamo scelto, che la legge ha indicato, sono quanto più equi possibili, ma non abbiamo la percezione al 100%, proprio l'esempio banale che vi ho fatto prima, no? Quindi è chiaro che non è perfetto. Se arriveremo un giorno, ripeto, alla consegna, peso, tanto ne hai prodotto, tanto paghi, non potremo mai trovare una cosa proprio perfetta per equilibrare tutto. Chiedo scusa, io sono d'accordo sul fatto che, non avendo introdotto, non so come si chiami, la TARIP, forse puntuale, roba, non è possibile tutto questo. Però, assessore, è possibile prevedere nel regolamento una riduzione per quelle utenze domestiche che provvedono al compostaggio? E noi ne abbiamo nel nostro territorio di utenze domestiche che provvedono direttamente al compostaggio, quindi ridurre la quota variabile praticamente per loro lo hanno fatto altri comuni, leggo per esempio comuni in provincia di Bologna che le hanno fatte quasi tutte, hanno ridotto praticamente la quota variabile della tariffa del tributo al 20%, del 20%, eh? Sì, che è munito, è chiaro, che è munito di compostaggio. Quindi inserirlo nel regolamento, se poi nessun cittadino di Acropoli si vuol munire praticamente di compostaggio, allora è una scelta che fa il cittadino. Però vi dovete organizzare per poter controllare. È ragionevole questo, mi pare che in passato prendemmo le compostiere le demmo gratuitamente, però è un ragionamento che possiamo fare, non abbiamo mai approfondito. Si potrebbe introdurre, sì, quindi. Sì, abbiamo ragionato. Sì, è... Allora facciamo una cosa, vediamo, perché è una cosa giusta, si fa un emendamento e vediamo l'articolo che... Siccome io una cosa che se incide finanziariamente dovremmo riacquisire il parere poi del responsabile dell'ufficio finanziario, perché dovrebbe ridarci poi l'angolo dei revisori. Quindi io direi di approvarlo così, però di lavorare per fare una modifica.
anche perché siamo un po' stretti con i tempi del bilancio, quindi... Però l'osservazione è corretta, consigliere. Ok, passiamo alle votazioni. Chi è favorevole? Un attimo, voglio solo... Il mio voto è contrario. Contrario a prescindere, perché oggi ci doveva essere il bilancio, ci dovevano essere argomenti molto più seri, si doveva parlare, invece si porta gli argomentucci, come dicevamo con il revisore quando ci sentì. Quindi da ciò che ho letto sui giornali, testate attendibili, e da ciò che avete portato oggi, il mio voto è contrario, perché siete inaffidabili, e vi rinnovo ancora per il bene di Agropoli, di come è ridotto, andate a casa, fate quest'ultima opera di bontà di andare a casa, perché Agropoli è una bella città, merita una classe dirigente degna di questa città, degna di questa città. Quindi il mio voto è contrario. Grazie, passiamo alle votazioni. Chi è favorevole? Chi si astiene? Scusa, Presidente, può segnare che io mi astengo per il fatto che giustamente c'è stato l'impegno, la modifica del regolamento. Ma non è allora, astenuti stato... Abate Pesca. Anche per le risposte che sono state date, ma astengo okay. Anch'io. Quindi... Astenuti Abate Pesca, che... contrari Botticchio. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Astenuti Abate Pesca, contrari Botticchio. Il Consiglio approva. Dodicesimo punto all'ordine del giorno, approvazione tariffe Tari, tassa rifiuti, anno 2021, relazione all'assessore Mutalipati. Allora, come dicevo prima, questo poi è l'argomento, i due argomenti precedenti sono stati propedeutici a quest'atto finale che poi si tramuta nella predisposizione delle tariffe. Tiene conto appunto del costo complessivo che è derivato dalla validazione del PEF da parte dell'ente d'abito, e quindi, come dicevo prima, le tariffe sono state dovute essere modulate affinché l'introito derivante dall'applicazione delle tariffe coprisse il costo del servizio e coprisse quindi la cifra complessiva di 4.970.551. Ricordo al consigliere Botticchio che questo importo è circa oltre il 20% del bilancio dell'ente, quindi non stiamo parlando di bazzeccoli, ma di argomenti molto molto seri e importanti. Voglio ricordare a questo consiglio che anche per quest'anno il Comune, a seguito dei provvedimenti a livello legislativo introdotti appunto dal Governo centrale per concedere delle agevolazioni alle utenze non domestiche, oggetto di provvedimenti di restrizioni da parte dei vari provvedimenti, dalle normative anti-Covid, quindi obbligate alla chiusura, l'ente il Comune di Agropoli è stato beneficiario di un contributo di 279.188 per l'annualità 2021. A questo importo l'ente ha deciso di sommare la somma di 48.075 euro che era il residuo del contributo concesso per la stessa problematica l'annualità 2020 che l'ente non aveva consumato. Arriviamo quindi a una cifra di circa 326.000 euro. Questa cifra di 326.000 euro si è pensato di concedere così d'ufficio e senza necessità che queste categorie dovessero presentare istanze oppure dovessero dimostrare eventualmente cali di fatturato, perché ricordo questa volta la legge ha previsto che questi contributi si dovessero concedere esclusivamente alle utenze non domestiche obbligate alla chiusura nel semestre gennaio-giugno 2021. Le categorie che questo ente ha individuato vanno dai musei, ai cinema, ai campeggi, agli stabilimenti balneari, agli alberghi, ai ristoranti, ai bar, alle pasticcerie, alle discoteche, agli specchi acquia e alle attività extraalberghiere. Con quella cifra che ho indicato prima, l'ente ha avuto la possibilità di poter concedere a queste categorie uno sconto d'ufficio
del 55% dell'importo da loro dovuto per la novità 2021. Penso questa sia una buona notizia per le nostre attività commerciali e speriamo che questo contribuisca a far sì che poi possano loro rivendere l'attività e che le loro attività possano poi divenire sempre più proficue. Grazie. Ci sono interventi? Passiamo alle votazioni. Sindaco, chi è favorevole alla proposta? Chi si astiene? Abate Botticchio, contrari nessuno. Pesca è andato via. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi si astiene? Abate Botticchio, contrari nessuno, il Consiglio approva. Tredicesimo punto all'ordine del giorno. Allora, questa è la nomina del componente della Commissione Giudici Popolari in sostituzione del consigliere dimissionario consolato Natalino Caccamo. Se posso fare una proposta al Consiglio, normalmente si dovrebbe fare una votazione segreta, però mi sembra ragionevole poter dire che atteso che diciamo, quando facemmo la votazione all'inizio fu data al consigliere Caccamo come espressione del Movimento 5 Stelle, credo se il consigliere è d'accordo che possiamo mettere al posto del consigliere Caccamo il consigliere Pesca naturalmente uscito da quella lista, in modo tale da fare una votazione palese e se il consiglio naturalmente è d'accordo e chiudere all'unanimità questo punto dell'ordine del giorno, così risolviamo il problema. Sindaco, noi lo dovevamo chiedere alla minoranza, giustamente, la sua proposta era quella certo, che ci doveva venire dalla prima minoranza. Prima la minoranza, perché... ...d'accordo a sostituire Caccamo. Se mi tiene paura, muovo fa a me, Mario, ma non vuoi fare. No, voglio fare a lui a Mario. Ok. Mario, non insistere che... Allora... No, ma perché deriva da quella lista, diciamo, quindi... Sindaco, allora andiamo per grado. Visto che il regolamento prevede a scrutinio segreto la votazione, se mi autorizza il Consiglio che è sovrano il voto palese, noi acceleriamo la procedura facendo questa modalità. Allora, chi è favorevole al cambio di procedura del regolamento da segreto a palese? È unanime? Allora passiamo alla votazione per voto palese per la nomina del componente della Commissione Giudice Popolare. Mediante dichiarazione. Consigliere Pesca Mario, chi è favorevole? È unanime. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? È unanime. Il Consiglio approva. 14° punto all'ordine del giorno. Voglio ringraziarvi per questa scelta, naturalmente sarà mia cura poter portare avanti anche all'interno della Commissione quello che è sempre stato un impegno di questo Comune per il Giudice Popolare. Grazie. Grazie consigliere. 14° punto all'ordine del giorno. Realizzazione e gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nel comune di Agropoli, terza perizia di variante, approvazione progetto esecutivo, relaziona il sindaco. Sapete che abbiamo dato in concessione la rete gas metano, diciamo, alla società che sta svolgendo i lavori. È chiaro che mano a mano che la rete è andata avanti nella costruzione si sono implementate le richieste di crescita della stessa, perché altri cittadini in diverse aree della città hanno chiesto anch'essi di potersi allacciare alla rete del metano. Quindi sia noi direttamente come ufficio manutenzione e sia la società essa stessa per effetto di uno sportello che ha avuto qui ad Agropoli in città hanno raccolto tutte le richieste, diciamo, nelle varie aree sostanzialmente della città dove non è arrivata la rete e hanno progettato un'implementazione della stessa. E quindi oggi approviamo in consiglio la terza perizia, perché sono state fatte anche altre due precedenti, sempre con la stessa logica, che incrementa la grandezza della stessa. È chiaro che, come sapete, come il contratto prevedeva e come l'accordo prevedeva, non ci sono spese per il Comune di Agropoli, quindi la ditta si farà carico di implementare sulla base di queste richieste e della progettazione della perizia fatta l'allungamento, l'ingrandimento della rete stessa. Però questo naturalmente era un passaggio che doveva determinare, autorizzare il Consiglio Comunale, essendo un servizio in concessione, quindi per questo motivo è stato portato all'ordine del giorno. Ci sono interventi, passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta?
Chi si astiene? Abate, contrari nessuno. Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Sì, sono andati fuori. Chi si astiene? Abate, contrario nessuno. Il Consiglio approva. Quindicesimo punto all'ordine del giorno. Decreto legislativo 50-2016, successive modificazioni, articolo 21, programma triennale 2021-2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori pubblici, aggiornamento. Relazione del Sindaco. In extremis, prima dell'approvazione del bilancio, ho voluto modificare il piano triennale inserendo due lavori, un attimo solo che li troviamo, per effetto di una possibilità di finanziamento ministeriale, e quindi per questo motivo era necessario oggi inserire il piano triennale, domani con delibera di giunta poter approvare il progetto esecutivo al fine di poterlo candidare a finanziamento. Però vediamo. Sarebbe la mensa della Landolfi, sì, sindaco. Però non ho, volevo dare le cifre, che non le trovo. Dove sono? Sì, okay. Allora sono due progetti, quindi sì. 250.000 euro, 350 per sì. Ringrazio il dottor Desiderio che ci lascia, grazie dottore. Ok, allora quindi sono due progetti che aggiungiamo per effetto di una possibilità di che essi siano finanziati per la palestra della scuola di Aldo Moro, la scuola media, 350.000 euro. Mensa Landolfi 200.000 euro. Ok, quindi diciamo sostanzialmente si adegua la mensa e si comprano anche diciamo, le attrezzature per poterla attrezzare. Stesso ragionamento per la palestra. Sono due occasioni che il Ministero ha rivolto alle scuole, non le vogliamo perdere naturalmente, abbiamo le condizioni insomma, di potercele fare finanziare. La Giunta già ha approvato. Per l'inserimento del piano triennale, quindi è chiaro che... chiedo al Consiglio naturalmente, anche se in extremis un'ulteriore modifica del piano triennale, ma sarebbero diciamo, dei soldi che è bene recuperare al fine di poter implementare le nostre strutture pubbliche. Ci sono interventi, prego ingegnere Abbate. Io non lo so se devo innervosirmi oppure stasera stare calmo. Calmo. Cioè... Avevo segnato qua sopra chi è il responsabile politico dei lavori pubblici, perché ci sta l'ingegnere Sica qua vicino a me, voglio farvi vedere una cosa, questo è il foglio che mi arriva in PDF, ce ne stanno quattro di questi, illeggibile sia come stampa e sia come PDF, ce lo potete ingrandire anche al 500%, io non lo leggo. Questa è la proposta di delibera che avete presentato. Ho girato con l'anternino per capire qual era il motivo per cui si doveva riapprovare questo piano triennale, cioè quello che testé ha enunciato il sindaco. L'ho girato con ogni calma possibile immaginare, ma non c'è scritto. Mi dovete dire solo una cosa. Come avrei potuto io comprendere ciò che in questo momento avrei dovuto approvare o rigettare? Hai ragione, consigliere. Vabbè. Allora mi astengo, per questo motivo, se no votavo contro. Grazie, consigliere. Allora passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alla proposta? Chi si astiene? Abate si astiene? Contrario nessuno? Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Chi si astiene? Abate, contrario nessuno? Il Consiglio approva. Sedicesimo e ultimo punto all'ordine del giorno. Riconoscimento di interesse pubblico della porzione di fabbricato site in via Belvedere numero 138, distinto in catasto fabbricato al foglio 22, particelle 227, ai fini della richiesta all'organo giudiziario competente per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Relazione al Sindaco. Come avrete visto dalla delibera, diciamo, questa è una... delibera fatta un po' diciamo di corsa, infatti ho inserito, ho chiesto inserimento all'ordine del giorno nelle 24 ore precedenti, ringrazio il Consiglio per avermi consentito insomma di comunque discuterla alla fine. Come è scritto in delibera, come specificato, sostanzialmente si tratta di una richiesta da parte dell'ente di riconoscere una porzione di fabbricato sito in via Belvedere
ai fini dell'acquisizione nel patrimonio indisponibile dell'ente. La vicenda, diciamo, non parte da oggi, sono ormai più di 20 anni, che riguarda una porzione di abitazione che sostanzialmente, per tutta una serie di motivazioni, non sto qui perché è una vicenda molto lunga a raccontarvi, per effetto di un giudizio definitivo, arriva praticamente il momento dell'abbattimento, quindi una porzione di casa che doveva essere abbattuto. Vabbè, c'è ancora un ricorso in Cassazione, ma in questo momento, diciamo, è esecutivo, sì. Ho sbagliato il termine, quindi questo momento esecutivo, e quindi il PM sta per provvedere, diciamo, all'abbattimento del fabbricato. Io, invitato, diciamo, da parte, diciamo, dei proprietari, a fare visita, diciamo, alla struttura per rendermi conto se effettivamente poteva essere utile all'ente una struttura di questo tipo, essendo una posizione, come dire, molto favorevole in un posto in prossimità, insomma, dell'area naturalistica di Trentino Tresina, ho immaginato che potesse realmente avere un interesse di carattere pubblico l'acquisizione di quel bene. Ma in questa fase noi non facciamo un'acquisizione, ma facciamo soltanto una richiesta alle autorità competenti per diciamo, definendo il fatto che realmente c'è l'interesse pubblico a richiederne l'acquisizione al patrimonio comunale. Poi questa richiesta sarà inviata alle autorità competenti, come ho detto prima, e loro ci risponderanno se accettare la nostra proposta oppure no. Se la dovessero accettare, credo che acquisiamo una porzione di abitazione che è molto utile, come ho detto, ai fini dell'utilizzo per il futuro, e evitiamo anche una situazione sgradevole, perché l'abbattimento di un'abitazione è sempre un fatto sgradevole, quindi secondo me otteniamo due obiettivi, e in questo modo, insomma, facciamo secondo me anche una cosa buona. È chiaro che dovremo, penso, tornare in consiglio poi ulteriormente per poter acquisirlo definitivamente. In questo momento inviamo soltanto una richiesta, vediamo come deciderà di agire il magistrato competente, e quindi a quel punto poi valuteremo, diciamo, una volta che avrà, ci auguriamo, accettato la nostra proposta, riporteremo la proposta del consiglio, altrimenti avremo fatto un tentativo che secondo me andava fatto per non rimanere vano questa possibilità. Voi, sì. No, noi facciamo una richiesta di acquisizione al patrimonio comunale. Se gli organi competenti dovessero accettare la nostra richiesta, non sarà abbattuto. Potrebbero anche eventualmente respingerla se non ritengono, diciamo, di doverlo fare, a quel punto si procederà all'abbattimento. Ci sono interventi? Prego, consigliere Abate. Allora, sindaco, così come ha illustrato adesso lei la proposta, con l'aiuto del segretario comunale che è presente, vorrei cercare di ricostruire un attimo questa situazione così come illustrata in delibera e con gli allegati che ci sono in delibera. Allora, sia la vecchia normativa sia la nuova normativa, il DPR 380/2001, parlano praticamente di acquisizione al patrimonio comunale nel momento in cui non venga eseguita un'ordinanza di demolizione. Allora, entrambe le normative, quindi praticamente a partire dall'85, con la legge 47-85, hanno specificato bene, cioè l'acquisizione al patrimonio non serve per tenersi l'opera, ma serve per poterla demolire a spese ovviamente della colui che ha commesso l'abuso. Quindi è una, diciamo, fase intermedia, lo acquisisco al patrimonio, dopodiché lo devo demolire. C'è una condizione o più condizioni per non demolirlo, quello che semmai è già in corso di demolizione, o quello per cui praticamente, diciamo, si è verificata già una distruzione totale, o la terza ipotesi, ma quella contemplata dalla legge, senza andare contro quelli che sono i provvedimenti di un giudice penale, nel momento in cui il Consiglio Comunale dovesse riconoscere che quell'opera ha una utilità, una pubblica utilità, un interesse, ecco, più che altro un interesse legittimo a mantenerla in vita. Ovviamente, e qua penso io dobbiamo cercare di capire con l'aiuto del segretario comunale, ovviamente anche nel caso in cui il giudice penale, e queste ci stanno numerose sentenze, abbia in essere il provvedimento di demolizione, ma nel momento in cui il Consiglio Comunale
esercita il suo sacrosanto diritto politico e amministrativo di guardare per bene nell'opera che sta per essere demolita. Se vi è un preminente interesse pubblico a mantenerla in vita, può farlo, però deve documentarlo in un modo più certo e più significativo, cioè la genericità di una delibera che arriva a dire sì, la riconosco di interesse pubblico, non è per niente valida. Per poter essere valida, io ritengo, perché al limite conosco la zona, conosco un poco i luoghi, ma non i luoghi del fabbricato in generale, che l'interesse poi pubblico, così come dice la legge Campania, non ricordo della regione Campania, non ricordo adesso il numero, l'interesse pubblico sta anche nel fatto di superare una carenza di alloggi, alloggi housing sociale, di superare tante difficoltà. D'altronde, mi sembra di capire, segretario, me ne dia conferma, che non è... Mi sembra di capire, segretario, me ne dia conferma, che il patrimonio a cui va inserito l'immobile non è un patrimonio indisponibile, ma è un patrimonio disponibile proprio perché deve essere poi demolito, perché altrimenti un patrimonio indisponibile avrebbe difficoltà. Ma indipendentemente da tutto, ai sensi di una legge regionale che adesso, se mi date il tempo ve la trovo, è del 2013, quindi abbastanza recente, dispone l'articolo 1,65 della legge della Regione Campania: gli immobili acquisiti a patrimonio dei comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblico o di edilizia residenziale sociale. Cioè c'è una finalità. La Regione Campania disse: nel momento in cui tu ti trovi a dover acquisire un immobile che non contrasti con l'interesse pubblico, che non contrasti con la normativa urbanistica, che non contrasti con la normativa paesaggistica, con la normativa vincolistica, e che trova addirittura conformità con l'attuale normativa, quindi si parla di attuale normativa, e noi teniamo un PUC, se non vado errato, che in quella zona mi sembra che la classifichi zona B4, e la zona B4 è una zona praticamente a molteplici destinazioni, fra cui oltre alle residenze ci sono previste addirittura anche le destinazioni a pubblici uffici, le destinazioni praticamente a pubblici esercizi e addirittura opere di urbanizzazione, quindi standard. E siccome noi teniamo un PUC in cui gli standard sono anacronisticamente parlando sono carenti, automaticamente il Consiglio Comunale, a mio modo di vedere, senza contrastare con quello del giudice penale, perché ognuno fa il suo lavoro, lui fa il suo, noi come Consiglio Comunale facciamo il nostro, a mio modo di vedere troverebbe tutto teleconferme, cioè ci sarebbe pubblico interesse, non contrasterebbe, perché questo però non è che lo so ad occhio, che non contrasta con normative vigenti. Mi sembra di ricordare che sia la zona B4 e che non ci siano particolari vincoli oltre quelli del parco o della zona ambientale. Ma attualmente, siccome quella è una zona B4, quindi tutta la zona, tutta la caratteristica è stata inserita praticamente nel PUC, quindi non ci sarebbe contrasto. Però tutto questo non lo possiamo, penso io, segretario, supportare noi con questa mia dichiarazione o con un'altra, ma lo dovremmo avere come una specie di attestazione tecnica, come una specie di verifica delle carte. Quindi avremmo dovuto aggiungere a questa delibera una documentazione molto più certa per avere non la genericità, ma la specificità della delibera e del riconoscimento praticamente del prevalente interessi pubblici e non in contrasto con norma vincolista. Un'altra cosa invece che vorrei una spiegazione del segretario è quella, cioè noi non possiamo però condizionare il riconoscimento del prevalente interesse pubblico in modo anche specifico se poi lo condizioniamo all'esito di una sentenza di Cassazione che ancora deve essere emessa. Cioè queste sono problematiche che a noi non dovrebbero riguardare. Noi dovrebbe riguardare se c'è l'interesse prevalente per il comune di Agropoli e se non contrasta con particolare normativa. Mi sembra di ricordare che non contrasti con particolare normativa e che l'interesse a Iosa c'è, perché se andiamo a leggere nel PUC di Agropoli abbiamo carenza di standard, di servizi primari, quindi per cui praticamente, e anche di edilizia sociale e di housing, quindi per cui avremmo questa conformità. Quindi chiedo lumi al segretario come comportarci in questo caso. Come ha detto il sindaco, questa è la briva di un procedimento che può essere, come dire, è suscettibile di integrazione, è suscettibile di... Io credo che sulla base di quelli che sono stati pure i colloqui che ha avuto con il personale, credo un perito, sindaco, correggimi se sbaglio, ha detto che intanto occorreva la manifestazione di interesse del comune,
all'acquisizione al patrimonio pubblico, giusto? Sì, sì. Per il momento. E dopodiché sì. Si sarebbe, come dire, avviato un percorso volto a definire tutti gli altri aspetti. Cioè, sicuramente dovremo fare dopo un'altra delibera nella quale si potrà certamente implementare ancora meglio. Magari si può delegare pure alla Giunta, in parte qua ovviamente, fermo restando la necessità poi di tornare in Consiglio, sulle integrazioni da approvare e da trasmettere a chi governa il procedimento, perché è chiaro che è una situazione particolare, quella classica, appunto quella in cui d'ufficio il comune fa l'ordinanza e poi dopodiché procede all'acquisizione laddove ritiene che l'abbattimento sia contrario all'interesse pubblico. In questo caso siamo in una situazione diversa. Se lei condivide ed è d'accordo, potremmo quindi proporre in delibera la narrativa e parte integrante e sostanziale, perché la narrativa che precede mi sembra perfetta, mi sembra ben fatta, ben redatta. Riconoscere il pubblico interesse alla conservazione della porzione immobiliare, sia in via Belvedere, anche in forza di quanto predisposto dalla legge regionale numero 65, e di demandare comunque alla Giunta ogni ulteriore conferma e integrazione per il riconoscimento e il non contrasto con le normative urbanistiche. Sì, la Giunta, il sindaco. Ingegnere, l'unica cosa, la legge regionale che sta menzionando è la? È la numero 5, numero 5 del 6 maggio 2013, la può controllare? No, stavo guardando un'altra legge regionale che era stata poi con una sentenza della Corte Costituzionale annullata in materia di social housing. Va bene. Ok, no, perché questa qua era stata tolta, questa legge del 2017. Nel senso che diceva il consigliere Abate, no, ma contrastava al momento in cui è stata fatta. No, contrasta pure adesso, il PUC non lo sente comunque. Il PUC non sana niente, il PUC non sana niente, per l'amor di Dio. Il PUC non... Consentitemi, scusate, un processo ad una situazione che secondo me, pure per quanto ha detto l'avvocato Eugenio Benevento ieri, che prosimilmente non porterà nessun evento favorevole. A mio avviso, nella maniera più semplicistica possibile, facciamo la richiesta di istanza di acquisizione, dopodiché se ci viene concesso, ovviamente si provvederà poi a intervenire in maniera diretta in relazione a quello che può essere la pubblica utilità, in maniera specifica. Vabbè, ma l'integrazione non mi sembra che sia, come dire, completamente contrario a questo spirito. È a supporto l'ingegnere quello che fa l'ingegnere Abate, non è che va in contrasto, secondo il mio parere. È giusto demandare alla Giunta, non per tornare di noi in Consiglio. Possiamo inserirlo, Giulio, come avete detto? Allora, il segretario. No, ma io non ho una particolare formulazione, ho un modo di voler ragionare con voi, ma di non trovare contrasto con voi, perché se devo trovare contrasto... Ma no. Nessun interesse praticamente a trovare contrasto. No, va bene. Siccome penso che questo sia legittimo, perché se esiste una norma ben chiara e che dice praticamente che viene acquisito il patrimonio del comune per essere demolito a meno che non vi sia un rilevante interesse pubblico e non vi sia contrasto con la normativa, io penso che sia chiaro questo. Quindi di conseguenza noi o raggiungiamo questo obiettivo, vogliamo raggiungere, o altrimenti stiamo perdendo tempo inutilmente, cioè nel senso che non so il magistrato che cosa. Poi ci stanno sentenze di Cassazione penale, il segretario ne può avere conforto perché gli posso elencare, li può controllare un attimo, che dicono addirittura che l'acquisizione di un bene in queste condizioni va al patrimonio disponibile, non va al patrimonio indisponibile. Per dirvi perché? Perché ci sono varie leggi regionali che permettono di usare come housing sociale, ma tante per una destinazione. Voi invece avete espresso una destinazione qui delibere che sia addirittura di un uso pubblico. Meglio ancora, meglio mi sento, ancora più valida
l'interpretazione dell'interesse pubblico prioritario. È chiaro, no? Certo. Quindi, di conseguenza, a questo punto potete soltanto cercare di correggere, secondo quanto vi dirà pure il segretario comunale, meglio il tiro in quella che è la proposta finale, cioè propone di deliberare di correggere leggermente, ma non è che dovete pretendere, non pretendo che venga io ascoltato. Poi per quanto riguarda Costituzione Sighi, il fatto che contrasta è naturale, se no non c'è l'ordine di abbattimento. Gli ordini di abbattimento sono, però se esistono principi e dice tutto ciò che deve essere demolito non viene demolito, te lo devi acquisire per demolirlo, a condizione che non ne riconosci tu un legittimo interesse sovrano, praticamente tuo, pubblico, vuol dire che evidentemente vuole andare a dire non contrasta per esempio con uno particolare vincolo. Qual è il particolare vincolo? Strada, ex strada, è costruita coppa una strada, oppure non so, autorità di bacino, pericolo praticamente di inondazione totale, allora no, che là sì. Perciò non ci sono, che io mi ricordo. Quindi diciamo potrebbe essere che diciamo che abbiamo necessità di implementare la richiesta rafforzandola con atti successivi, perché magari il PM dovesse dire sì, c'ho questo, invece di tornare in consiglio deleghiamo la giunta a dire a implementare e rafforzare in questo senso, dici, giusto? Penso di sì, penso per giustificare si esprime stasera e poi dice delega la giunta, altri atti, anche se dovessero chiederci altre cose, noi era più rapidamente con la giunta possiamo implementare altra documentazione. Cioè questa sera da un discorso fatto tutti quanti da bar abbiamo compreso che effettivamente non ci stanno particolari, diciamo, vincoli stridenti e che ci potrebbe essere addirittura la necessità veramente che lo possa acquisire, perché pure come sta andando urbanistico andrebbe. Va bene, penso detto che questo però in linea di discussione integriamolo col fatto che la giunta può implementare. Ha portato poche parole nella proposta di delibera, insomma, quindi dice il segretario che lo vuole integrare. Certo, allora sulla proposta del sulla proposta del consigliere Abbate, integriamo di modificare. Sì. Come diceva consigliere? No, di individuare meglio, in modo più specifico e meno generico il prevalente però interesse pubblico. Come dicevamo prima, mi sembrava giusto, come dicevamo prima, sulla proposta di modificare il punto del deliberato con un incidentale, quell'incidentale che diceva lei. Allora, riconosce il pubblico interesse alla conservazione. Al che punto è del deliberato? Punto 2. Punto 2. Punto 2, riconosci un attimo, riconosci aggiungendo. Però non so se la parola rinviando però non fa pensare al PM che l'abbiamo deciso. Ingegnere, non la utilizziamo la parola rinviare, no. Guardate, allora voi potete integrare, se voi volete fermarvi qua, vi potete fermare. Il problema è uno, che è generica e la giurisprudenza dice che quella generica non ha valore. Delegando alla giunta di approvare. Integrando. Delegando la giunta ad approvare eventuali integrazioni a specificare meglio delegando la giunta a specificare meglio l'esistenza di prevalenti interessi pubblici giunta eventuali e non contrasto. Allora, delegando alla giunta eventuali ulteriori specificità. Se la giunta poi contrasta quello che no, ha ragione il segretario, scusami. Delegando la giunta ad integrare ulteriore specificità, perché noi l'abbiamo già detto in linea ma generale. Allora ne occorresse. Elimini la genericità che può essere generico. Qualora occorressero. Allora, quindi delegando alla giunta l'approvazione di eventuali ulteriori specificazioni. Qualora occorresse, adempimenti e atti di ulteriore specificazione e all'occorrenza. Capire perché della giunta che sarà altri no dovete dopo. Dovete scrivere tutto ciò che serve per far sfuggire la delibera alla genericità. Sono d'accordo. L'approvazione di eventuali ulteriori specificazioni circa la sussistenza dei prevalenti interessi del prevalente interesse
pubblico e non contrasto con rilevanti interessi urbanistici e ambientali. Contrasto con e non contrasto. Ma non è che ci sta risentendo proprio, sì, perché se questa non ha, scusate, io però quella abusiva io non farei. Allora, se questa qua non sento. Voi dimostrate una volontà e decisione secca, come è stata una della propria. A maggior ragione, ingegnere, ti sta dicendo che la genericità diventa non valutabile. Se non lo specifichi, comunque fate concorrenza, non lo specifichi, la cifra generica. Aspetta, consigliere. Ove richiesto dall'autorità competente, metterei una cosa più precisa. Perché va solo un giudice. No, però mettiamoci, ove lo richiedessero dall'autorità competente. Ove richiesto dall'autorità competente. Cioè, se è stata una specificazione circa la. Ingegnere Sica, cioè alla fine. Noi stiamo dando modo di non essere stati generici e nel momento che... No, stai dicendo che sei generico. Come no, no, stiamo dicendo, ove lo richiede no, l'autorità competente. Generici, la giunta, mi deve essere più preciso. No. Allora, o magistrato... Ove lo richiedesse l'autorità competente. Ove lo richiedesse l'autorità competente. O c'è o non c'è. Sì, papà, guarda, c'è una risposta costante. Sì. Il modo generico di fare la delibera del Consiglio Comunale è rigettato dalla Presidenza. Dice, ma non è che loro adesso abbiamo già scritto allora, o si è giusto questo, ma non è che se tu deleghi la giunta che dice, allora, no, qua non stiamo delegando alla giunta quello che dobbiamo fare noi, è rafforzativo quello che interpreto io dall'ingegnere Abbate. Però scusa, posso dire pure la cosa, lui sta dicendo una cosa pure vera, è troppo generico. Ok, allora andiamo a rinviare questo argomento. Cioè, ma avremo una settimana, lo dobbiamo rendere più. Ciao! Perché se questa delibera qua invia il magistrato, è troppo generica e basta, o dichiari voi stessi. Cioè, quello è. O ce lo indica il magistrato e non può. Ma nel momento che voi, pigliando la proposta del ingegnere, andate a dire che è troppo generico, dici che è troppo generico, non ti rimango più, ti manco voi. Questo è. Agostino, noi possiamo ragionare. No, non parliamo di interesse, parliamo solo di risposta all'immigrazione necessaria. Allora, per essere di pubblico interesse, noi dovremmo avere conoscenza di poche cose, che non posso portarle io. Io li so, ma non ve li posso portare. Quali sono le poche cose? In che zona omogenea di casa? Mi seguite? Come è costruito il fabbricato? Con una struttura valida più o meno staticamente. Il magistrato, il contrasto dov'è? No, il magistrato deve fare un parere. No, un attimo, è quello che sto dicendo. Però noi consiglio, per poter esprimere il parere, avrei potuto chiedere queste cose a te, a un vecchio. Tu ci rispondevi sì, a queste cose noi riconosciamo il pubblico. Quello sì, allora rinviamo l'argomento. E noi riconosciamo il pubblico. Ma se ieri è andato a fare l'abbattimento, un giorno di tempo mi ha avuto. Va bene, consiglieri in aula. Consiglieri, Giuseppe. Come fa? Aggiunge, andiamo a dire. Pubblico interesse. Allora... E non si può fare domani. Delegando alla giunta di approvare eventuali tale presentazione, ci deve essere sempre la di interesse di tutti, deve essere richiesta dall'autorità comunale. Allora, possiamo leggere un attimino questo, ingegnere Sica, se è d'accordo? No, io sono d'accordo. No, è un fatto di... possiamo anche specificare per agevolare la procedura, per essere più celeri. Se avete volontà di fare la delibera, non fate modo di sminuirla dicendo che voi stesso cercate integrazione a voi stesso. Perché noi non è... capito, quello è. Vediamo la formulazione del segretario. Vediamo un attimino. No, senza citare l'interesse pubblico, segretario. Semplicemente delegando alla giunta l'eventuale approvazione di specificazioni o integrazioni richieste dall'autorità competente. Punto. Al fine, possiamo aggiungere anche al fine di agevolare il procedimento, di velocizzare il procedimento. Questo sì. Anche al fine di collaborare con la magistratura. Delegando alla giunta l'eventuale approvazione di ulteriori specificazioni e integrazioni richieste richieste dall'organo giudiziario competente dall'autorità competente questa è un'altra cosa competente al fine competente
al fine di velocità del procedimento. Ok, allora vabbè, mi fermo a competenza. Ad integrazione della proposta, chi è favorevole? Unanime. Si astenute tutti favorevoli, tutti per astenuto Botticchio. Astenuta Botticchio. Pertanto la proposta viene integrata dalla modifica che in aggiunta viene riportata in delibera. Chi è favorevole? Chiedo al Consiglio. Tutti. Chi si astiene? Favorevole. Botticchio. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi si astiene? Botticchio. Il Consiglio approva. Si concludono gli argomenti. Vi auguro una buona serata.